Buonasera, benvenuti a questa quarta serata del Festival, del Mosaica Festival, quinta edizione. Diciamo che continuiamo con la qualità. Abbiamo quest'anno un programma fitto e abbiamo cercato di portare qualità sempre maggiore a questo festival. Questa sera siamo qua a parlare di cervello, emozioni e psicosomatica con un grande esperto, Nitamo Montecucco, col dottor Nitamo Montecucco. Grazie. Ci tengo a dire una cosa, che Nitamo Montecucco, non so quanti di voi conoscono il convegno Dialoghi sulla coscienza che portiamo avanti e quest'anno avrebbe dovuto essere alla sesta edizione, però ahimè il Covid l'ha fatta saltare. Però Nitamo è stato il primo relatore della prima edizione del convegno Dialoghi sulla coscienza e quindi questo mi fa piacere, ecco, riaverlo qui questa sera. Lui è un medico chirurgo specializzato in psicosomatica, poi ovviamente lui si presenterà molto meglio di me. Lui è insegnante in varie università d'Italia, prima me ne ha citate diverse, sì. Non me ne voglia se non me ne ricordo una. Inoltre è direttore scientifico del villaggio globale di Bagni di Lucca e credo che poi vi parlerà ampiamente anche di questo. Nitamo, non voglio rubarti più lo spazio. Bene, ti ringrazio. E ci tengo anche a dire che ci sarà questa conferenza e alla fine ci saranno delle domande gestite da Fabrizio Buccianti per chi vuole interagire con il relatore. Grazie e buona visita. Grazie a voi, prego, dell'invito. Vi parlo questa sera della psicosomatica. Una volta la psicosomatica era una disciplina che è nata in Oriente, è nata migliaia di anni fa, poi è stata strutturata in Cina, è stata strutturata in India, in Tibet, dove l'essere umano era visto come un essere complesso, che ha un corpo, ha un'energia, che ha un corpo, diciamo, emotivo, una dimensione emotiva, che ha una mente, ma soprattutto che ha un'anima, che ha una coscienza profonda. E questa visione che c'è ancora in Cina, c'è ancora in Tibet, c'è ancora in India, ci sono ancora anche nelle Ande, è una tradizione evoluta, complessa, e ogni volta che l'essere umano aveva una malattia si cercava di capire se questa malattia aveva una causa precisa, perché a volte non conoscevano i batteri, non conoscevano i virus, quindi a volte le malattie non erano chiare. E quindi i bravi medici, che erano appunto psicosomatisti, cercavano di identificare. Era chiaro che se uno si taglia con un coltello la malattia è prettamente fisica. Se qualcuno vive in una zona malsana, con poco sole, o mangia male, è possibile che la sua sia una malattia energetica, il secondo corpo, no? Il corpo delle energie. In Cina tutta l'agopuntura è la cura del corpo energetico, che è il corpo elettromagnetico. In India lo chiamano il prana, quindi tutto il pranayama, tutte le tecniche di prana, sono tutte tecniche che vanno a curare il secondo corpo. Il primo lo possiamo curare con l'alimentazione, lo possiamo curare con appunto i farmaci derivati dalle erbe, la fitoterapia, non c'era ancora l'omeopatia o altre sostanze, diciamo, più moderne. Ma le malattie potevano anche originare dalle emozioni, perché quando una persona viveva degli stati di emozione molto particolari, immediatamente subentrava un disagio che può diventare malattia e poteva portare anche fino alla follia. Quindi era molto evidente come una persona che avesse subito un trauma di qualsiasi tipo, affettivo, di violenza fisica,
di violenza psicologica, poi la sua integrità era alterata. E quindi nasce la visione psicosomatica, dove però, giusto per dire un esempio, nella Grecia antica si pensava che l'epilessia fosse essenzialmente una malattia degli dèi, che gli dèi si impossessassero, i demoni si impossessassero del corpo di una persona e lo mandassero in uno spazio strano. Fu Galeno era un medico che curava le persone, ma curava anche i gladiatori. E Galeno si rese conto che quando i gladiatori prendevano un colpo sulla testa che gli fracassava una parte di cervello, cioè gli fracassava la scatola cranica, e la scatola cranica rientrava, c'era un trauma che rientrava e schiacciava il cervello, questi andavano in attacco epilettico. E quindi disse: non è vero che è la malattia degli dèi, è una malattia che viene dal cervello. Se il cervello ha una noxa patogena, ha un qualche cosa che non funziona, reagisce male. Quindi anche malattie che originariamente potevano avere un'origine strana o addirittura spirituale, poi si dimostrava che erano magari invece di natura prettamente fisica. Ma la psicosomatica poi assunse in tutte le tradizioni, anche nelle tradizioni greche, Ippocrate, se andate all'isola di Kos in Grecia, vedete un tempio, il tempio di Apollo, il tempio della guarigione, che è un posto fantastico, a metà collina si vede tutto il mare, tutte le isole fino alla Turchia là in fondo, ed è stupendo. In quel posto si curavano le persone, c'erano i medici corporei, c'erano i medici energetici che davano le erbe, davano i lassativi, facevano le depurazioni, usavano anche il digiuno, ma c'erano anche i medici psicosomatici che andavano a curare la persona dal punto di vista della sua profondità. E capivano che se c'era stato un trauma, c'era stato qualche cosa che aveva bloccato completamente. Poi tutta questa tradizione viene persa, rimane pochissimo nel Medioevo e si ricomincia poi con la scuola francese, Charcot, la Salpêtrière, Freud, la scuola di Vienna, e si comincia di nuovo a capire che ci sono delle malattie corporee e ci sono delle malattie psicologiche, quasi tutte di origine emotiva. Quindi la psicoanalisi all'inizio cerca di interpretare mentalmente i disturbi psicosomatici e scopre che anche solo l'arte di poter parlare delle proprie pene, dei propri dolori, è già lenitiva, è già una mezza guarigione. Pensiamo a tutta la componente della confessione cristiana. Anche solo poter confessare: ho commesso una cosa terribile, e questo ti dà una leggera punizione, no? 600 Ave Marie, 500 Paterno, a me davano più o meno queste cose qua, cioè, ma è come dire, ti dà una leggerissima punizione, ma soprattutto ti permette di prendere coscienza che hai fatto un'azione sbagliata e che puoi redimerti. E già questo si manifesta con un processo, chiamiamolo, di leggera guarigione. Quindi tante depressioni vengono curate con farmaci. Il farmaco è come, si parlava prima delle droghe, dall'ayahuasca all'estasi, alle canne, eccetera. Certi cercano di curare le malattie attraverso una sostanza, che può essere un allucinogeno, può essere il Prozac o qualsiasi psicofarmaco, che ti illude di stare bene. La depressione è data dalla carenza di un ormone fondamentale che è la serotonina, e la serotonina è l'ormone del piacere corporeo. Mangiare, dormire, fare l'amore, lavorare, faticare con piacere.
ti dà serotonina, produci serotonina nella pancia quando mangi, produci serotonina nel cervello quando sei in uno spazio di presenza, ti piace fare quello che stai facendo. Se invece la persona vive una vita dove non ama fare quello che fa, non ama la relazione in cui è costretta a volte a vivere, non ama la famiglia in cui è nata, perché magari la maltrattano o non le danno abbastanza amorevolezza, cade in depressione. Ci sono tante malattie psicologiche, tanti disturbi psicologici ben chiari. La depressione per noi non è un disturbo, non è una malattia, tranne pochissimi casi. È come dire, non c'è la malattia da gonfiore del ginocchio per, no, a causa di una martellata. È chiaro che se ti tiri una martellata sul ginocchio si gonfia il ginocchio, ma non è il ginocchio, no, da martellata, non è una malattia. Cioè, se non ti dai la martellata il ginocchio sta benissimo. Se tu prendi una persona depressa e le permetti di evolvere, di fare un processo di crescita, prendere consapevolezza dei suoi bisogni, cambiare gli strumenti di comunicazione, cambiare lo stato di coscienza interno, imparare a gestire il pianto, ma soprattutto la rabbia che di solito i depressi reprimono. La persona esce da quella situazione di vita e esce dalla depressione, senza un farmaco. Poi a volte usiamo anche noi dei farmaci, invece di usare appunto i farmaci chimici, usiamo magari l'iperico, usiamo tanti farmaci che aumentano la serotonina, aumentano anche la dopamina, che sono le due grandi sostanze che sono basse nel depresso, perché la persona depressa ha chiuso il cuore. Chiudere il cuore non è una malattia, è uno stato. Quindi basta che insegni alla persona a riaprire il cuore. Noi abbiamo curato tantissime depressioni, tantissimi attacchi di panico. L'attacco di panico è una malattia, anche se nel DSM-5 viene codificato come malattia, come disturbo d'ansia, ma se tu liberi le emozioni trattenute in una persona che soffre di attacchi di panico, gli attacchi di panico scompaiono, senza medicina e senza particolari rielaborazioni. Di solito noi facciamo anche un pezzo di psicologia, di psicoterapia, ma è come dire, lavoriamo a volte anche sul corpo, a volte diamo in un attacco di panico, magari all'inizio che c'hai uno o due attacchi di panico al giorno, gli diamo magari una benzodiazepina, uno Xanax per allentare la tensione muscolare, o lo facciamo dormire dandogli la scutellaria o altri rimedi che sono molto efficaci. Ma è giusto un aiutino proprio all'inizio. Se la persona impara a gestire le emozioni, la crisi di panico scompare per sempre, perché hai cambiato la tua attitudine, il tuo comportamento. Quindi non è che hai pensato qualche cosa, hai cambiato qualche cosa, hai fatto qualche cosa nel cervello o nel corpo. Hai solo imparato dalla vita a gestire delle situazioni difficili con una modalità efficace. Quindi, mentre invece se c'è un Parkinson gli puoi insegnare tutte le meditazioni che vuoi, tutti i comportamenti, dargli tutte le medicine. Noi abbiamo avuto diversi pazienti di Parkinson, li puoi migliorare un pochino, ma è una vera malattia di cui tra l'altro non è ben chiara l'origine. Prende i nuclei dopaminici del cervello, ma cioè gli dai levodopa eccetera, ma al di là della cura che può essere efficace, ma l'origine della malattia non è molto chiara. Può essere degenerativa, può essere psicologica, non la sappiamo ancora. Quindi ci sono malattie corporee, ci sono malattie psicologiche genetiche, ci sono bambini che nascono con un'attività cognitiva bassa. I bambini trisomia del 21, i bambini Down, nascono con un deficit cognitivo e non c'è niente da fare, non lo curi. Puoi migliorare la persona, non curi il sintomo. Io ho avuto, quando vivevo in India, facevo il medico in India, un giorno nel centro dove vivevamo è arrivata una famiglia indiana con una bimbetta, una ragazzina Down che avrà avuto 11 anni, qualcosa del genere, era morta, cartapecorita, morta, distrutta, viveva in una cittadina indiana dove in India, in quella situazione, chi gli nasce un figlio
di questo tipo è cattivo karma, i cattivi genitori, chissà cosa hai fatto di male nella vita, no? Cioè tutte idiozie, per cui i genitori distrutti e la figlia distrutta. Questa ragazzina è venuta lì a vivere e nel giro di 6 mesi l'ho rivista, era rifiorita, era simpatica, era allegra, aveva riaperto il cuore. Tra l'altro i ragazzi down hanno un cuore molto bello, hanno una gioia interna molto forte, e il giudizio negativo che gli avevano dato l'aveva chiusa. Il giudizio positivo che aveva vissuto in questo centro di meditazione l'aveva fatta rifiorire, ma i suoi danni cognitivi non li si poteva curare. Era migliorato l'insieme, ma non il danno strutturale. È abbastanza chiaro? Quindi non è, come certi dicono, tutto ha un senso. Diciamo che viviamo in un universo dove quasi nulla ha un senso, quasi tutto avviene per caso. Nell'universo in cui tutto avviene per caso, in cui la tendenza grande dell'universo, la legge dell'entropia, è che tutte le cose, se non gli dai grande attenzione, decadono e si rovinano e tornano agli elementi primi, in questo universo ci sono degli eventi che hanno un senso, che sono pochi, rari e molto importanti. Quindi a volte incontriamo un libro, incontriamo un film, incontriamo una persona, incontriamo un posto dove poter crescere. Quelli sono degli eventi significativi. Noi viviamo in una città, è stato calcolato che abbiamo almeno 100 persone con cui viviamo. Il macellaio, il farmacista, quello che ti mette la benzina, il gommista o gommaio, come lo chiamano in Toscana. Cioè, nel senso, tante persone. E sono del tutto casuali. Se cambia quello che ti vende il pane, non ti cambia la vita, perché è per caso. E se ti si fa male la gamba al chilometro 53 o se ti si rompe la macchina al chilometro 64, non è 64 vuole dire qualche cosa. Se prendi una storta al piede, e tante volte succede, non è che se è la gamba destra vuol dire qualche cosa e la sinistra no. Può essere invece che è del tutto casuale. Ci sono altre volte in cui una persona sta male e proprio perché sta male si indebolisce, allora il danno alla caviglia è un danno psicosomatico. Uno è casuale e l'altro è psicosomatico. Ci sono dei tumori al seno delle donne che sono dovuti all'alimentazione. Le donne in Germania hanno fatto una ricerca potentissima su migliaia di persone, di donne, che mostrava come le donne che mangiavano tanta carne, ai tempi la carne in Germania non era tutelata dalla legge, per cui davano una quantità enorme di estrogeni alle mucche, agli animali, quindi le donne che mangiavano tanta carne assumevano estrogeni. Il tumore al seno è un tumore sensibile agli estrogeni in alcuni casi, e quindi queste donne avevano un aumento di tumori. Quindi in quel caso lì il tumore al seno era di origine chimica, corporea. Quelli che si sono presi a Chernobyl le malattie, i tumori, le leucemie, era del tutto corporeo, era casuale. Non è che il loro cattivo karma era che sono nati lì e poi il governo ha messo una centrale nucleare fatta male che è scoppiata. Mentre invece in alcune persone, quando ci sono dei disturbi interni psicologici, si abbatte, si alza lo stress, si abbatte il sistema immunitario e le persone a volte prendono dei tumori, e che sono chiaramente dei tumori psicosomatici. Quindi non è che tutto ha un senso e tutto è psicosomatico, o no, dobbiamo essere attentissimi ad avere una grande competenza, un grande studio e capire. Io ho conosciuto tante persone che si sono ammalate perché erano delle anime particolarmente sensibili, e anche se avevano una famiglia abbastanza buona, loro avevano bisogno di una famiglia ancora più sensibile, che li capisse, che li amasse, che li comprendesse anche, e invece avevano dei genitori che non li capivano. Se ricordo bene è stato Garcia, il premio Nobel della letteratura, che era figlio di un contadino sulle Ande, e la maestra, quando andava a scuola, gli disse: tu hai un'arte nello scrivere eccezionale,
vieni da me, ti do lezioni, prendi una via, vai all'università, devi imparare a scrivere. Il padre arrivò dalla maestra e dice: la smetta di dire coglionate a mio figlio deve lavorare in campagna, la poesia, la scrittura, chi se ne frega. Ma lui ascoltò, per fortuna, fu un evento veramente molto sincronico, molto significativo, ascoltò questa maestra, poi se ne andò di casa, per un periodo lungo fu uno spiantato colossale e prese poi il Nobel per la letteratura. No, quindi le strade sono tante, a volte le situazioni ti poteva, se non c'era quella maestra, diciamo lì in quel paese, lui sarebbe finito a fare il contadino, invece è diventato un Nobel, no, ha preso il Nobel della letteratura. Quindi noi dobbiamo imparare a cogliere anche le occasioni di crescita. Il mondo ci tira giù, il mondo ci fa ammalare, i cibi sono malsani, ma noi possiamo cominciare consapevolmente a mangiare bene, a trattarci meglio e soprattutto a curare chi siamo. Il concetto di anima, che è il concetto psicologico del sé, noi abbiamo un io sociale, l'io della mente, che ci dice, come se io vi dicesse: chi sei? Io sono il dottor Montecucco, ho fatto questo, ho fatto quello e anzi me la tiro perché sono bravo a fare questo. L'ego sociale. Se mi fosse andato male, che non avessi potuto fare l'università, magari sarei finito anch'io a fare il contadino, mi sarei sentito frustrato e magari mi dici: tu chi sei? Sono Nitamo, una vita un po' così, ho fatto il contadino, mi sono sposato male, mia moglie mi ha mollato, è andato tutto male. E questo è sempre l'io sociale, che sia wow, me la tiro e sono importante, o che sono negativo, è la stessa cosa, è un'identificazione col mio ruolo esterno. C'ho la macchina grande, sono figo, c'ho il motorino un po' scassato, mi sento una caccaccia, no? Cioè, mentre invece è la dignità umana, l'animo umano, il portare l'energia all'interno, la consapevolezza su chi siamo. Io sono stato a New York e mi sono andato a vedere la Fifth Avenue, la strada più ricca di New York, dove giravano delle macchine più lunghe di questo palco, no? Occhiali da 3.500 euro, borse da 16.000 euro, gente pazzesca. E come sempre, perché la mia formazione originariamente era di psicologia junghiana, ho detto: ok, se questo è il lato di luce, andiamo a vedere un attimo il lato d'ombra, no? No? Perché dove c'è tanta fuffa, sotto c'è sempre qualche altro. Negli Stati Uniti la via di servizio la chiamano Allai, quindi c'era la Fifth Avenue e dietro le case principali che hanno la facciata bella ci sono la via di servizio. E mi sono fatto un giro nella via di servizio, era metà giornata, e ho visto un ubriacone con una bottiglia in mano, senza più niente, svuotato. Ed era evidente che sulla Fifth Avenue c'era quello, se io sono meglio, no? Cioè sono il più bravo, guadagnato. E quello si sentiva nessuno, perché non aveva guadagnato, non aveva creato niente. Io ricordo quando ho fatto un viaggio in India, sono andato in India via terra a 20 anni. Quando sono arrivato in Afghanistan ho incontrato una comunità di persone erranti, diciamo, avevano i greggi e non avevano una fissa dimora, erano come erranti, e avevano, cioè, viaggiavano e portavano le mucche e le capre, soprattutto le capre, i montoni, a mangiare dove c'era del verde. E queste persone, io mi ricordo quando le ho viste arrivare, era una strada polverosa, io ero al lato della strada, ci stavamo prendendo un tè. E abbiamo visto queste persone arrivare, impolverate, poverissime, stracciate. Ma ricordo gli uomini e le donne avevano addosso questi vestiti sporchi, logori, ma con tutti i pochi ori che avevano, collane, ma avevano una dignità, camminavano come se fossero delle regine. C'erano questi uomini e io li ho guardati con ammirazione, loro mi hanno visto, mi hanno salutato,
con rispetto, avevano una dignità umana, erano molto più poveri del barbone dietro la Fifth Avenue. Avevano conservato, poverissimi, ma avevano conservato la dignità umana. Il barbone aveva creduto al mito americano che se non sei qualcuno sei un nessuno. Se noi usiamo questi miti, cioè in questo periodo ci sono un sacco di persone che parlano, no, i cosiddetti complottisti, attenzione, ti controllano, ma noi siamo già tutti controllati, in tutto il mondo, tutte le persone. Chi nasce di qui, dalla striscia di Gaza, è israeliano ebreo, è stato già controllato, completamente condizionato a identificarsi con uno Stato, una religione, una politica. Se vive un metro di là della striscia di Gaza, sarà musulmano, palestinese, avrà tutta un'altra visione del mondo. Questi sono i condizionamenti, non il software Immuni o chi li fa. Noi abbiamo un altro condizionamento che è spaventoso. E noi siamo condizionati, quando vediamo i popoli di una certa civiltà, guarda questi qua cosa fanno, e loro pensano la stessa cosa di noi. E noi non riusciamo a vivere senza vestirci bene, avere le macchine, avere le case, avere tutto. Quindi il condizionamento che non ti permette di essere quello che davvero sei. Il condizionamento è tutto ciò che ti dice chi tu devi essere. Che ti dice che sei io, la mamma che ti dice che ti voglio bene se sei ubbidiente vai bene a scuola, e se sei un maschio il papà ti voglio bene solo se diventi un vero maschio e che te le fai tutte, e se sei il figlio di Totò Riina io ti voglio bene se almeno ne uccidi uno al mese, che io alla tua età ne avevo già uccisi tre. Se sei il figlio di un cattolico molto cose, devi essere buono e anche se ti fanno del male va tutto. Cioè, sono condizionamenti potentissimi che ci tolgono chi siamo veramente. Allora, in questo momento storico noi stiamo vedendo la globalizzazione positiva e negativa. Vediamo le razze che si mettono insieme, vediamo le popolazioni, e man mano, mentre una volta c'era solo una religione in un solo posto e quindi eri lì, eri condizionato automaticamente ad essere figlio della tua città, della tua famiglia, della tua nazione, della tua lingua. Adesso le lingue si mischiano, adesso i popoli, le culture, le religioni si mischiano, e uno comincia a capire che non è tutto vero quello che ti dicono. Cominci ad ascoltare quello che davvero senti che è giusto per te. La religione non dovrebbe essere come la politica dovrebbe essere un programma, non un'ideologia. La religione dei grandi maestri non hanno scritto una riga, Gesù non ha scritto una riga, Socrate non ha scritto una riga, Lao Tzu non ha scritto una riga, Buddha non ha scritto una riga. Perché? Perché la trasmissione era la trasmissione della bellezza, della sacralità della vita. E Buddha, come Cristo, come tanti altri, portavano via le persone al loro condizionamento, li svegliavano. E quando Gesù prende Pietro e gli dice smetti di fare il pescatore di pesci, vieni con me che ti insegnerò a fare il pescatore di anime. Cioè, fantastico, meglio dello psicoterapeuta, no? Cioè, gli insegni la trasformazione e anche la sacralità, la meditazione, la consapevolezza. E in quel momento dal paese tornano, vengono a chiamarlo e dice torna indietro, tuo padre sta male. E Gesù, direbbe un prete, gli disse torna a casa e stai con tuo padre, fai il bene. E invece Gesù, che non era un prete, disse lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Tu vieni via con me. E lui venne via con Gesù. Cioè, che libertà di pensiero, che chiarezza, che presenza. Allora, noi possiamo fare una serie di passaggi, capire che anche il nostro modo di mangiare, il nostro modo di fare relazioni, il marito deve essere un marito, perché è un uomo e deve essere un uomo, e la donna deve essere una donna. E se solo andiamo indietro 50 anni diventiamo come i talebani, l'uomo può fare tutto quello che vuole, la donna deve stare in... cioè tutti i condizionamenti che in questo momento stiamo cominciando a vedere,
E tanto più le persone sono intelligenti, tanto più si staccano dai condizionamenti vecchi e cominciano a ragionare con la loro testa, magari usando un po' di più di scienza, che non ha un'ideologia, sono dati semplici. Non ci vuole un'ideologia per vedere che il pianeta sta andando male. Vediamo tutti i dati di tutto il mondo e di tutte le ricerche ci stanno dicendo, ma siamo noi che stiamo creando il mondo che sta andando a rotoli. Mangiamo da schifo, consumiamo troppo, cioè, allora uno può dire, no, senza diventare francescano, cioè, e vivere proprio di stenti, ma uno può dire, voglio mangiare il minimo necessario e buono per me, magari poco e biologico, no? Mi vesto il minimo, non ho 16 paia di scarpe, non ho la macchina più grande, no? Quelli che vendono le macchine e ti fanno vedere distese in derapage sulla neve e vai a 200 all'ora. Noi possiamo andare a 125 perché già a 130 all'ora ci danno la multa, di lande desolate non ce ne sono, e compri una macchina da 2000, no, di cilindrata per nulla, perché non ti serve. Quelli sono i condizionamenti. I condizionamenti che se c'è scritto la firma di qualsiasi, no, importante casa di moda, allora è bello. È bello ideologicamente per definizione. Anche se dici, ma no, ma scusa, ma che brutto. Magari certe cose sono belle e certe no. No, no, no. Ma se è di quella casa è sicuramente bello. Cioè, no, è abbastanza... E se hai un certo vestito e se una persona parla in un certo modo, e ogni comunità c'ha le sue regole. Quando ci sono i grandi maestri, quando ci sono state le persone che hanno aperto il cuore alle persone, sono state persone che parlavano con tutti, coi più poveri, coi più ricchi, coi nobili, coi poveracci, perché vedevano che ogni persona è sacra. È come se voi volete bene solo a un cane se c'ha il pedigree. E anche il pedigree di un certo tipo, perché mica tutti i pedigree sono uguali, no? Invece bastardino, calcio nel sedere, vattene via, no? No, non è così. A volte i bastardini sono anche più simpatici di un cane di razza. E ogni essere umano, già che vive, ha la sua dignità di esistere. Non è che solo San Francesco lo vede, lo vediamo noi. Se c'è un povero insettuzzo a dire, ah, tu sei più poco evoluto nella scala filogenetica, ti ammazzo. Magari non lo ammazzi e non c'è bisogno di tirare fuori le regole, non uccidere. Ai miei figli una volta abbiamo schiacciato per caso una cavalletta, aveva tutta la gamba storta, e gli ho detto, lo sai che la cavalletta ha dentro gli stessi ormoni del dolore che abbiamo noi? Ha nello stesso cervello gli stessi ormoni del dolore e del piacere che abbiamo noi. Pensa se qualcuno, un gigante, ti ha rotto tutta la gamba e non riesci. Ah, io non gli ho mai detto ai miei figli non uccidere. I miei figli non hanno mai ucciso. Io gli ho detto che bello la vita, che importanza è la vita. E il paradosso dei paradossi del nostro mondo occidentale è che noi abbiamo i più alti livelli di stress e di depressione di tutto il mondo. Noi, che siamo i più ricchi del mondo, che siamo i più colti dall'inizio della storia umana, ci sentiamo tutti degli scemi, ci sentiamo tutti inadeguati e abbiamo perso la gioia di vivere. La serotonina, la dopamina, l'ossitocina, l'endorfina, le molecole del piacere. Studiando il cervello, gli scienziati hanno cominciato a ricapire quello che i vecchi saggi avevano capito da secoli, da millenni, e hanno cominciato a ricostruire la medicina psicosomatica, capendo proprio le basi più semplici, senza ideologia, solo attraverso prove semplici, scientifiche. Vi faccio vedere alcune diapositive. Se magari spegniamo quelle due luci lì in alto. Gran parte di tutto questo materiale è stato accreditato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca, cioè col Gaia, col progetto Gaia, e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. È stato sostenuto dal Club per l'UNESCO di Lucca e da 30 anni noi siamo in questo posto, che è il Villaggio Globale, dove abbiamo riunito decine e decine, centinaia di studiosi di tutto il mondo che sono venuti a Bagno, siamo andati noi nei loro centri nel mondo, e per sviluppare una visione nuova del pianeta. Se vogliamo creare un pianeta nuovo dobbiamo partire da noi,
riscoprire la nostra dignità, il nostro equilibrio. Noi siamo pezzetti di pianeta e se vuoi cominciare a cambiare il mondo fuori, comincia da te. Comincia a sentire che c'è una parte fondamentale. Se tu mangi bene, vuol dire che già selezioni tra gli alimenti quelli meno inquinati e quindi abbassi l'inquinamento della terra. Se tutte le persone mangiassero biologico, no, i pesticidi con cui muoiono le api, eccetera, non ci sarebbero più. Due anni e mezzo fa c'è stato un programma alla televisione che ha scritto con chiarezza: l'olio di palma è dannoso per l'ambiente, per le popolazioni locali, perché le multinazionali gli comprano il terreno, li mandano via per 4 soldi, questi poi finiscono alcolizzati, e è dannoso per la salute. Il popolo italiano, che è molto attento all'alimentazione, ha cominciato a selezionare i biscotti. In un anno e mezzo non ci sono praticamente più biscotti con l'olio di palma. Questo è il nostro modo di cambiare anche il mondo, anche solo stando attento a come comunichiamo e come consumiamo. Questi sono un po' dei personaggi che ringrazio ogni volta, perché ci hanno dato Jane Goodall, la scienziata delle scimmie, Fridtjof Capra, Deepak Chopra, Candice Bergen, che ha scoperto le endorfine, Erwin Laszlo, Pangsep Tara Gandhi, la nipote del Mahatma Gandhi, Vandana Shiva, che è venuta anche in Italia, grande ecologista, John McCollner, è stato quello che ha organizzato la giornata della terra presso le Nazioni Unite, Laura Cincilla è stata presidente del Costa Rica, il Dalai Lama, Gorbaciov, li conoscete, ci hanno aiutato tanti anni fa col primo censimento, col primo progetto globale. Tantissimi scienziati che sono venuti, sono passati, Peter Gabriel, che gli piace la musica, Jim Lovelock, che ha scritto il progetto Gaia, l'ipotesi Gaia. Questi sono docenti di università italiane con cui abbiamo lavorato e continuiamo a lavorare. Alcuni sono ancora vivi, come Vittore Veratti, con cui faccio le lezioni all'Università di Chieti, Giuliano Preparata, grandi fisici che purtroppo sono morti e hanno fatto delle cose straordinarie. Questi sono un po' dei nostri terapisti del villaggio, che vengono un po' da tutto il mondo, e questi sono proprio i nostri, siamo noi che lavoriamo e viviamo più o meno lì. E avete conosciuto Mario Betti, credo, un po' una settimana fa o che. E la coscienza, questo è un cervello in trasparenza. Prendiamo la cosa più importante che unifica il cervello, la coscienza. La coscienza è una cosa straordinaria. La coscienza non è, questo è un premio Nobel che dice, la coscienza non è una cosa prodotta da un pezzo del cervello, ma è l'effetto di tutto l'insieme, di tutta la massa dei neuroni e delle relazioni. La coscienza è unitaria, genera unità. Hanno scoperto che il talamo, al centro del cervello, è in contatto con tutto il cervello con un ritmo di 50 volte al secondo, 50 Hz. Qua in questo centro del cervello ci sono i più alti livelli di endorfina. È come la morfina endogena, ti dà il senso di benessere, non senti più il dolore, senti chi sei. Qua è il centro del cervello che sincronizza tutto il cervello, il centro del cuore che sincronizza tutto il corpo, la pancia, la testa, e ci dà un senso di unità. Per un equilibrio psicosomatico noi dobbiamo capire il sistema simpatico attivo che accelera e il sistema passivo parasimpatico che quieta, calma. Dall'equilibrio di questi due sistemi nasce la salute. Noi tuttavia siamo o sempre in stress con una iperattività del simpatico, siamo sempre attivi, sempre in movimento anche di notte, oppure possiamo essere belli di giorno, molto attivi, e di notte dormire proprio bene, se ce la possiamo rilassare, ci rilassiamo alla grande. Questo è il nervo vago, è un nervo del parasimpatico che prende la bocca, la gola, il cuore, il respiro, il diaframma, lo stomaco, tutto l'intestino. Se volete poi io vi faccio fare una mezz'oretta
di un'esperienza dove vi faccio sentire i blocchi psicosomatici. I più importanti blocchi che sentite sono i blocchi innervati dal nervo vago, blocchi della gola, del cuore, del respiro, della pancia. 3. Il cervello non è un'unica massa, ma è fatto di tre parti. Paul MacLean disse: guardate che il cervello è fatto già dall'inizio di tre parti. Poi una parte verde si sviluppa molto con i mammiferi, che è la parte delle emozioni, e una parte blu si sviluppa con i mammiferi, i primati e l'essere umano in maniera enorme. Per cui nel cervello, immaginiamoci che c'è un cervello rettile, un cervello mammifero delle emozioni, il cervello rettile è quello corporeo istintivo, un cervello delle emozioni e un cervello della mente. Hanno scoperto anche questi canali che vengono chiamati cortical e subcortical systems, e ogni parte del cervello gestisce un sistema del piacere che noi abbiamo in larga parte perso. La parte rettile istintiva corporea c'è il sistema della serotonina, è come la pancia, una parte della serotonina viene gestita proprio anche nella pancia. Poi c'è il cuore, le emozioni, abbiamo due sistemi, il sistema dell'ossitocina che è la mamma, la cura, l'amorevolezza, la tranquillità, l'abbraccio, il sorriso, il bacio, la carezza. E abbiamo la dopamina che è più maschile, che è il gioco, l'attività, il ridere, andare a ballare, fare casino, l'avventura, la scoperta. E poi abbiamo un sistema, l'endorfina, dentro il cervello, che ci dà il senso della beatitudine, del piacere globale, una cosa straordinaria. Quando, andiamo avanti, quando noi parliamo di coscienza, la mappa più avanzata che c'è, che abbiamo fatto al mondo, no? Perché potete trovare tante mappe della coscienza in quasi tutte le scuole di psicologia, c'è una mappa, sono vecchie veramente mappe ideologiche, non basate su dati scientifici, quindi ognuno può dire la sua verità e nessuno può dire se è vero o no, perché non lo puoi dimostrare. Uno lo dice e vabbè, come dire, ho visto volare un asino rosa, e magari è vero, magari no, ma io non lo posso dimostrare. Qua invece è molto semplice, c'è un sé centrale, il sé ha una coscienza corporea, emotiva e mentale che dovrebbero essere tutte unite in una consapevolezza di sé, una consapevolezza globale. Il pezzo fondamentale è questo sé centrale. Panksepp è stato un grandissimo scienziato, è morto 3 anni fa, e ha scoperto alcune cose straordinarie, ha scritto dei libri che sono stati tradotti anche dalle edizioni Cortina, che è una delle case editrici più scientifiche e belle che ci siano in Italia. Panksepp è stato da noi nel 2013, è stato alcuni giorni, abbiamo condiviso tantissimo, e adesso vi faccio vedere. Lui dice semplicemente che non è solo il talamo la sede della coscienza. Se voi incidete chirurgicamente il talamo o lo anestetizzate, perdete coscienza. Per sempre se lo incidete chirurgicamente. Ma lui fa vedere come anche questa zona nel cervello rettile, che è il sé corporeo, noi siamo innanzitutto il nostro corpo, perlomeno fin quando siamo vivi. Poi quando moriamo vediamo, è possibile che tutti i corpi si stacchino e il corpo fisico ritorni alla materia da cui viene. Ma fin quando siamo vivi, il primo sé, il più importante, che la psicoterapia classica ha completamente dimenticato, è il sé corporeo. Reich, allievo di Freud, che ha sviluppato la psicoterapia a orientamento corporeo, sta avendo dei risultati a livello di ricerca scientifica immensi. Tutta la nuova ricerca sta dando validazione all'idea reichiana che il sé è essenzialmente corporeo. Dal sé corporeo il bambino sviluppa il sé emotivo e poi sviluppa il sé cognitivo. Se noi vogliamo curare i problemi emotivi e psicologici e psicosomatici di una persona, dobbiamo cominciare a capire quanto sei nel tuo corpo fisico, quanto ti godi il tuo corpo fisico. Se tu non ti godi più il sesso, il mangiare, il dormire, dormi male, fai male sesso, lavori male, lavori con sforzo,
è finita la vita. Certo che poi cadi in depressione, ma la depressione è l'effetto di una mancanza di capacità di vivere. Se tu ridai alla persona la capacità di godere le semplici cose che godono ogni essere umano, ogni cane, ogni gatto, allora pian piano ricomincia. Quindi Panksepp scoprì proprio la sede del cervello rettile. Sette, Panksepp scoprì che nel cervello ci sono delle aree emotive, i sistemi emotivi, che sono uguali nella stessa zona anche negli animali più primitivi. I cani hanno gli stessi ormoni, le stesse aree dentro il cervello, esattamente negli stessi punti come noi. Addirittura i rettili non hanno queste aree, che sono le aree del cervello mammifero. Hanno tutte le aree base e ce le hanno esattamente nello stesso posto, esattamente come noi. Soffrono, godono, fanno sesso, cercano il territorio, cercano il potere, esattamente come noi, esattamente come le multinazionali. Sesso, droga e rock and roll. Cioè, conquistano territori, lavorano sul potere, vogliono sempre più denaro e lo spendono malissimo. Per cui noi, una volta si diceva, non è vero, è un'illazione che i cani abbiano le stesse emozioni che abbiamo noi, è una fantasia. È assolutamente vero, è scientificamente vero. Semplicemente l'essere umano ha una complessità più ampia, quindi l'affetto di un cane è semplice, come quello anche di una persona che magari vive in una situazione molto primitiva, ma ha la stessa qualità, esattamente. Poi noi sull'amore ci abbiamo scritto i libri, ma l'amore rimane una cosa semplice e universale, così come il dolore, così come la rabbia, così come la paura. Quando prendevano gli animali o gli esseri umani e con un piccolo elettrodo andavano a stimolare quelle stesse aree del cervello, tu vedevi i bambini, le persone, piuttosto che i cani o gli animali, si era al centro della paura e non c'era niente, non c'era assolutamente niente, come la crisi di panico, non c'è niente e sale un'enorme paura. Se toccavano i centri della tristezza, abbiamo il centro della tristezza, e le persone cominciavano a piangere. Se trovavano il centro della rabbia, toccavano il centro della rabbia, sento nervoso, il cane abbaiava, l'essere umano incazzato, e non c'era niente. E ci sono persone che vivono sempre un po' incazzate, o vivono sempre un po' ansiose e spaventate, o sempre ridono sempre che ridono, giocano, fanno, no? Vanno in giro, oppure sempre depresse, che sempre piangono. Quindi è come se non c'è più il sé che comanda, che dovrebbe essere il centro della nostra vita. Noi l'abbiamo chiamato Ciber, come il Kubernetes è il capitano della nave che ha in mano il timone. Il capitano decide dove andare. Dentro di noi l'essere, il sé, la coscienza, dovrebbe essere il timone e avere la forza di dire io prendo quella decisione. Mentre invece dice prendo quella decisione, non voglio più pesare 85-90 kg, no, mangio bene. Il giorno dopo il centro della fame prende il potere, apre il frigo e si mangia tutta la Nutella che c'è. Vuol dire che manca un sé. Vuol dire che il programma della dieta l'avete fatto con la testa, e quando la testa si abbassa un po', la pancia comanda. O quando ci innamoriamo, ma no, ma aspetta, ma di chi ti sei innamorata? Cioè, è una ragazza di 24 anni, no, russa, e tu hai 5 figli. No, ma mi ha detto che mi ama. No, cioè, è come dire, le emozioni prendono il comando e ti distruggono la vita. La mamma di Cogne uccide il figlio in un raptus di rabbia e non voleva farlo, e magari poi se l'è anche dimenticato, no? Cioè che di averlo fatto, ma è come dire, non c'è un sé che come un imperatore, un'imperatrice di un regno, come un bravo reggente gestisce tutto dal centro. Ogni momento siamo spinti da un'emozione o da un'altra e siamo succubi delle emozioni. Il sé è al centro del sistema. Il sé dovrebbe gestire in maniera funzionale tutte le emozioni.
quando c'è da fare sesso, che bello, facciamo sesso, quando c'è da mangiare, oh che bello, bene, poco, e mangiamoci, ce la godiamo tanto, quando c'è da essere tristi perché magari muore qualcuno, piangiamo, quando c'è da giocare, giochiamo e balliamo, quando c'è da pensare, pensi, quando c'è da sognare, sogni. Ogni cosa al momento giusto, e se quando c'è da aver paura che succede qualche cosa non vai in panico, scappi, e il sistema della paura diventa funzionale. Invece noi abbiamo gli attacchi di panico quando non c'è bisogno di averli, piangiamo quando invece dovremmo essere felici, no? Cioè è tutto sotto sopra. Panks scopre questi sistemi che noi avevamo già scoperto, noi avevamo già parlato di neuropersonalità. Noi non avevamo scoperto i centri del cervello, noi avevamo scoperto gli ormoni che gestiscono i centri del cervello, e ogni ormone è una neuropersonalità. Noi abbiamo tutte e nove, sono sette sistemi ma nove sostanze, noi abbiamo tutti una neuropersonalità serotoninica, il piacere di vivere. I neri, gli indiani, i tibetani, le persone che vivono ancora nella natura hanno il senso del rilassamento, di lavorare bene, rilassati, di godersi ogni cosa, il cibo, il sesso, il lavoro, la convivialità, il silenzio, bellissimo, serotonina. E le mamme che vogliono bene ai figli, che li abbracciano e stanno con loro. Noi abbiamo avuto in larga parte mamme che non ci hanno abbracciato abbastanza, che non ci hanno amato abbastanza, che quando ci amavano a volte in maniera iperprotettiva. Stai attento, non andare, stai vicino. Quella non è amore, quella è paura, è ansia. I figli di mamme ansiose e spesso anche di padri un po' rabbiosi sono quelli che statisticamente hanno più le crisi di panico. Quindi c'è il mondo a sottosopra. 10, queste sono la mappa più avanzata che potete trovare al mondo, non lo dico per scherzo, andate su internet, andate a guardare le teorie delle personalità, le basi cognitive, scientifiche, neurobiologiche delle personalità, e vedrete che questa è la mappa più avanzata che trovate sull'intero panorama internazionale. Ci è costata 15 anni di studio, tutto il giorno per anni, però è una mappa estremamente facile da usare, ci mette un pochino. Se volete, se c'è qualche psicologo, medico o psicoterapeuta, può scaricare da internet il corso sulle neuropersonalità gratis e guardarsi due libri gratis di neuropsicosomatica e trova tutte le spiegazioni che oggi non faccio. Due ricerche sull'energia elettromagnetica del cervello. La scienza ha sviluppato un'enormità di apprensioni sui campi elettromagnetici, i cellulari, i computer, tutto e di più, e non ha studiato bene il campo elettromagnetico dell'essere umano. Vi faccio vedere alcune foto. Questa è una nostra amica che è molto di testa e quindi c'è un campo molto energetico, elettromagnetico della fascia dell'infrarosso, si chiama termografia, molto alta. Questo è un ragazzo invece, ce l'ha molto più equilibrata, ce l'ha un po' più sulla sinistra che non sulla destra. Questa è un'altra ragazza, abbiamo fatto molta, diciamo, messo in evidenza il campo più sottile. Qua è caldissimo, qua un po' più caldo, qua è giallo un po' meno, verde un po' meno, azzurro un po' di meno, blu è freddo. Va dai 24 gradi del blu ai 33 gradi delle zone più calde, diciamo, del rosso. Poi c'è il bianco che è un pochino di più ancora. E quindi guardate il nostro campo elettromagnetico, quando il campo è bello equilibrato, la pancia, il cuore, la testa, i bisogni fisici, i bisogni emotivi, i bisogni psicologici sono parte della nostra vita, dell'anima, tu vivi una bella vita, anche se sei povero, anche se non hai niente. Io ho incontrato centinaia di indiani poverissimi, di nepalesi, poverissimi, felici di vivere. Avevano una capannuccia, qualche cosa da mangiare, un pezzo d'orto e ringraziavano l'esistenza, prasad che mangiavano. Noi abbiamo troppo e di più e non siamo mai contenti. Loro mangiano riso e lenticchie tutto l'anno. Noi se, ma questo l'ho già mangiato l'altro ieri, mi sono già annoiato.
Ah, che schifo, che basta, no, l'ho già mangiato, basta. Per un mese dobbiamo cambiare ogni giorno. Cioè, siamo diventati viziatissimi, cioè una roba pazzesca. Quando il campo è integrato, noi cominciamo a sentire il piacere di qualsiasi cosa facciamo. Vediamo, questa è una donna di Milano con un mezzo cervello iperattivo sulle mentali, con un buco sul cuore e il cervello razionale iperattivo, fuori di testa. La coerenza tra i due emisferi è praticamente zero. Questa è una persona in crisi e le energie del cervello destro e sinistro sono al contrario, si chiama in opposizione di fase, al 30%. Questa, la vedete in piccolino, è una persona in meditazione. Siamo a 96. Siamo arrivati ai 99-100 di sincronizzazione, da meno 30 a 100% di sincronizzazione, con la meditazione. La meditazione è non fare nulla, è semplicemente essere consapevoli di sé. La meditazione non è una convinzione mentale che devi credere in qualche cosa. Smettete di credere in tutto quello che volete, che non vi fa male, vi fa solo bene. Cominciate ad ascoltare quello che il premio Nobel Bergson chiamava i dati immediati della coscienza, la vostra esperienza diretta. Quello che sentite, lo sentite, ed è vero. E quando cominciate a sentire tutte le informazioni che vi arrivano e siete voi, immediatamente comincia la meditazione. Per arrivare a quello stato di silenzio dovete fermare la mente. La mente è piena di tutti i modelli, le aspettative, i giudizi negativi, positivi, di tutte le cose che avete conosciuto. Ferma i giudizi, non farti più condizionare dagli agenti esterni, prendili in considerazione, perché viviamo in un mondo dove viviamo col vestito e con le mutande, anche se per me è qualcosa di molto innaturale che abbiate un pezzo del vostro corpo che mai nella vita ha preso un'oretta di sole. Neanche il peggio del 41 bis dei carcerati della mafia, almeno un'ora di sole alla settimana gliela fanno fare. Noi che siamo vegetariani, i piselli e le patate, neanche un'ora di giorno di sole all'anno, magari nella vita. Cioè, no, veramente, no. Noi dovremmo, però non li chiamiamo condizionamenti, li chiamiamo morale, no? Cioè, che è un condizionamento potentissimo, no? Mentre invece uno dice, vabbè, una volta ogni tanto, no? Almeno lasciatemi un po' di libertà una volta ogni tanto. Cioè, tra le coppie di amici, relazioni, tra mamma e figlio, tra mamma e figlia, guardate che cose straordinarie. Due persone al bar che parlano, sincronizzazione tra i loro cervelli, zero. Parlare, chiacchierare, cioccolare, papparpi, peperepe, il Milan e la roba, e la Sabrina Ferilli e quella niente, passaggio reale di comunicazione, zero, cioè, solo parole, 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 parole. Due persone che si amano, due persone che meditano vicini, due persone che si sentono col cuore, la sincronizzazione è salita da 0 a 84. 84, questa è la banda delle alfa, delle 11 Hz, che è la banda del cuore. Lo potete fare in meditazione. Una volta ero sull'Himalaya, quando ho fatto questa foto, ero sull'Himalaya e arrivano due ragazzi che non si conoscevano. Lei avrà avuto 14 anni, 16 anni, lui un 2 o 3 di più. Coi genitori arrivano, per caso lì si stava meditando insieme, chiacchierando così. E appena questi si sono visti, zing, no? La scintilla, no? Si sono cominciati, lei è arrossita, lui ha cominciato a guardare, poi continuavano a guardarsi, no? E non avere, no? Cioè, andare in imbarazzo. Io ho detto, scusate ragazzi, vi posso fare un esperimento? Vi metto una cosina in testa. Loro non sapevano neanche cosa fosse, ero un elettroencefalografo. Avevano una coerenza altissima, altissima, l'energia passava senza parole, senza ideologie, perché c'era il cuore. La meditazione è uno stato naturale di coscienza, è quello che è, senza la mente, come il gatto, come il cane, che godono, se non stanno male, vengono lì, tu li fai così, ron 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 ron, che bello, cioè,
non c'è bisogno di niente per godersi la vita. Noi abbiamo tutto e di più e non ci godiamo la vita, un disastro. Le relazioni quindi tra campi elettromagnetici di coppia e questo di gruppo. Guardate, 12 persone prima, 12 persone dopo una meditazione. Guardate, 12 persone, sembra uno stesso cervello. Noi possiamo, attraverso l'amore, attraverso la consapevolezza, senza pensieri, creare sintonia, armonia, bellezza. Pensate in una classe. No, noi abbiamo fatto le classi, il progetto Gaia, insegnando ai docenti a non parlare male ai bambini. Non ce l'hai, cos'era? The Wall? The Wall, Pink Floyd. È un vecchio, se ce l'hai, cioè, è bellissima. The Wall è stato l'inizio di un progetto che diceva teacher leave the kids alone, maestro lascia stare i bambini, smetti di fare sarcasmo nella classe, smetti di tampinare le persone, smetti di creare questo gioco di potere. Noi insegniamo alle maestre tre giorni, ce n'è uno a fine luglio, primi agosto. In tre giorni le maestre, quelli nei carceri, negli ospedali psichiatrici, abbiamo fatto 36.000 persone in tutta Italia, portando la consapevolezza, l'apertura del cuore, sentire il corpo, risentire il piacere di stare dove sei, senza niente, anche nel carcere. E le persone piangevano dalla commozione. E le classi, dopo che hanno fatto il progetto Gaia, continuano ad andare avanti non con mi devi rispettare e se no ti do un brutto voto, ma perché la maestra diventa amorevole, i docenti diventano amorevoli, sensibili, i bambini si aprono e diventa tutto più semplice. Lascia stare i bambini. Come The Wall, una barriera, c'era una barriera tra i docenti e gli allievi, tra il papà e la mamma e i figli, a volte tra il marito e la moglie. Noi dobbiamo breaking the wall, no? Dobbiamo rompere queste barriere. E ce n'è ancora molto meno di prima, perché ci sono state già delle rivoluzioni, ma ci sono ancora delle barriere a volte tra di noi e dentro di noi. Noi li chiamiamo i blocchi psicosomatici. Adesso ve li faccio vedere. Comunque questo è il campo collettivo. Pensate che bello, una classe dove tu vai a imparare. Io sono abbastanza poco portato per la matematica, ho preso un sacco di brutti voti. Una volta ho preso 10. Il mio professore di matematica si chiamava Buchmann, coi baffetti. Un giorno è venuto in classe e ha detto: ragazzi, così con i baffettini, così ha detto, oggi vi insegno una cosa meravigliosa, una delle cose più geniali della mente umana, i logaritmi. Io ho preso 10. Lui non ci ha parlato di matematica, lui ci ha parlato di bellezza, delle leggi dell'universo, la curva logaritmica contraria alla curva esponenziale. E io ho capito la matematica, perché mi passava un'anima, mi passava un amore per la conoscenza. Se arrivava uno, bene ragazzi, oggi dobbiamo fare i logaritmi, studiate memorie da pagina, questa, cioè, e tu già ti si chiude la testa, no? Quindi noi possiamo iniziare una vita molto più bella, molto più semplice, più amorevole e che ci fa bene a noi. Vi faccio vedere alcune cose. Lo stress, la malattia del nostro secolo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che è la malattia più terribile della nostra generazione, del nostro tempo. È causata dal processo della paura, il sistema del cervello dove c'è la paura. È un sistema ancestrale, ce l'hanno tutti gli animali. Dal primo inizio della vita, quando c'è stato il piacere di vivere, c'è stato anche la paura di morire, di soffrire. Questo sistema è quello che ci fa evitare il dolore, non mettiamo la mano sul fuoco, stiamo lontano dalle cose che potenzialmente ci fanno male. Ma poi nella società umana diventa che delle persone hanno paura di tutto, hanno paura di parlare, hanno paura di vedere le persone, hanno paura di uscire di casa, hanno paura di andare lontano e la paura diventa terribile. La paura a volte è da sottomissione, perché avevamo dei genitori che ci picchiavano. Mio padre mi picchiava,
E io ero spaventato, io ho avuto le crisi di panico, ho avuto gli attacchi di panico, no? Cioè, evitamento del danno, lo stress, quando hai paura si attiva ipotalamo ipofisi sul rene, e produci lo stress che dovrebbe essere l'ormone dell'attacco e della fuga. Hai paura, cosa fa l'animale? Se può, scappa con tutte le gambe che ha, scappa con tutta l'energia e la forza che ha. Oppure, se non può scappare, ti aggredisce, ti attacca, tu lo vuoi prendere e lui ti salta addosso e cerca di morire, si difende. Attacco o fuga, ok? Henri Laborie, che è stato uno dei nostri scienziati che ci hanno dato energia ai primi anni, quando eravamo ancora dei ragazzoni, giovani medici, disse: ma che attacco fuga? Gli animali hanno l'attacco fuga, gli esseri umani, tutta la nostra vita è bloccare l'attacco e bloccare la fuga. Puoi scappare di casa? Se tuo papà urla e ti fa paura, se la mamma è depressa, puoi dire: ciao ragazzi, fuggo, vado in un'altra famiglia? No, non puoi scappare. Puoi dire: allora ti picchio che sei cattivo? Non puoi. Attacco, fuga, niente. Puoi solo inibire l'attacco, inibire la fuga, andare in inibizione dell'azione. Henri Laborie scopre che gli animali hanno una reazione attiva e gli esseri umani, nella stragrande maggioranza, tranne quei bambini che poi diventano psicopatici, aggressivi, violenti, che hanno così tanta rabbia che vanno contro i genitori anche quando li massacrano di botte, no? E poi diventano spesso dei criminali o la curva nord, fanno sempre, no, cose molto violente. Tranne quella piccola parte, tutti noi abbiamo imparato a inibire le nostre emozioni, a inibire la rabbia, a inibire la fuga. E se inibisci, fai scattare un ormone che è il cortisolo, che diventa cronico. Nell'inibizione dell'azione sei sempre un po' tirato. Come la chiamiamo l'inibizione dell'azione in modo semplice? Timidezza, la chiamiamo vergogna. Di una cosa in pubblico, sei bravo, racconti poesie, suoni il piano, fallo in pubblico. Ah no, no, vergogna. Cos'è la vergogna? Che non riesci neanche a sostenere il bello che hai, le cose che hai, così come sei. Hai paura dei giudizi, inibisci anche le azioni buone. Inibisci la tua fantasia, il tuo coraggio, resti sempre un pezzo indietro e il cortisolo, quando diventa alto, stress, immunodeficienza, tumori, malattie immuni, infiammazioni, ipertensione, malattie cardiache, diabete, sindrome metabolica, gastriti, disturbi del sonno, stanchezza, artrosi. Tutte le grandi malattie, malattie di cuore, malattie di stomaco, malattie di testa, le depressioni, la base è sempre lo stress. Quindi un disastro. Lo stress, il sistema della paura, che è funzionale, quando è troppo va in questa fascia intermedia e diventa le persone sempre un po' insicure, un po' sottomesse, un po' permissive, un po' ansiose, rassegnate, che hanno vergogna. Questo asse mette in moto la noradrenalina, che è la testa. La testa è bellissima, pensa, ragiona. Dice: io posso saltare, sono un metro e mezzo e riesco a saltarlo, se sono tre metri non li salto, no? Se devo fare un investimento, ho questi soldi, la banca, gli accosi, gli interessi, faccio un conto, lì mi serve la testa. Sto andando in macchina, sto andando troppo forte, mi danno la multa, abbasso la velocità. Il ragionamento, la testa è bellissima. Se però la testa sotto c'ha la paura, va in eccesso la mentale concreto, concentrazione. La persona diventa calcolatrice, giudicante, comincia a controllare tutto e tutti. Controlla cosa hai fatto, dove sei stato, chiamami, quando esci, perfezionista. Le mamme: pulisci, hai pulito la cosa, le mani, lavati le mani, anche prima del coronavirus. Rigido, cinico, freddo, distanziante. E le persone che ti danno la manina corta, ti salutano e tengono la distanza, no? Cioè, e fino ad arrivare poi all'ossessivo e al paranoico, ma quelli sono casi ancora più gravi. Tutti noi siamo controllanti, tutti noi a volte non riusciamo a lasciarci andare. Il 75% delle donne che sono state intervistate con la ricerca Johnson, Master & Johnson negli Stati Uniti, dichiara
che non si gode sufficientemente la sessualità, perché essenzialmente ha poco affetto e troppo controllo. Un disastro. Questa è la nostra società. La maggior parte delle donne che io ascolto in psicoterapia mi dicono: il mio uomo è poco armonioso, è poco affettuoso, non sento il suo amore, sento che ha voglia di fare sesso, però troppo veloce, troppo poco. E gli uomini pensano: allora devo imparare a fare i preliminari, e quindi imparerò a toccare la lingua, le mani, le dita, qualsiasi cosa, i preliminari, che è un altro meccanismo tecnico. Le donne vorrebbero l'amore, vorrebbero l'ossitocina, vorrebbero sentire un uomo che ti guarda negli occhi e dire: amore, come sei bella, amore, quanto ti amo, e che glielo facciano sentire, che l'abbraccino, che stiano lì con loro, e che magari una volta ogni tanto, che stasera amore, guarda, non ho voglia, amore, va bene lo stesso, stiamo qua vicini, che bello, ti abbraccio. E gli uomini, se ti dicono no, non ho voglia, allora non mi ami più. Allora c'hai un altro, allora sono geloso. Ah, ma che cosa c'hai? Ah, ma perché non mi vuoi? Ah, ma perché? E si incazzano. Testosterone. Il testosterone gestisce il sesso maschile, soprattutto, anche femminile, e la rabbia. Se non puoi scaricare il sesso, ti incazzi. Che circolo vizioso, che circolo senza consapevolezza, totalmente automatico. Quindi, pian piano prendere consapevolezza. Quando gli ormoni, abbiamo visto prima, sono belli allineati e ci sentiamo integri, è la nostra vita, ci godiamo il corpo, le emozioni, tutto quanto, ma quando parte lo stesso, guardate il cuore verde, se ci sono dei bambini col cuore bello aperto e io arrivo lì e gli faccio: cosa state facendo? Cosa fa? La prima cosa che fanno i bambini, cosa fanno? Sbarrano gli occhi, ma dentro di loro cosa succede? Si bloccano. Cosa succede al cuore, al piacere, al sorriso? Si blocca immediatamente. La prima roba che si blocca è: si chiude il cuore, smettono di ridere, smettono di provare piacere. Cosa succede ai muscoli, al sistema nervoso? Vanno in tensione. Questo è lo stress. Questo è l'amore, questo è lo stress. Si spegne il cuore, si chiude il cuore e partono i canali dell'amigdala, delle surrenali, il locus coeruleus. Non sei più nella bellezza, non sei più nel piacere, sei nella tensione. Puoi anche imparare a giocare un po', a fare un po' di sesso, lavorare in tensione, ma non è più la stessa roba. Io, con una laurea in medicina, sono stato negli Stati Uniti, dove non vale la laurea italiana, e per 3 anni ho lavorato facendo di tutto. Ho fatto 1 anno e mezzo il camionista, trasporti pesanti. Bellissimo, cioè guidavo un camioncione fantastico, no? Ma ho fatto l'imbianchino, ho fatto il cameriere allo Sheraton Hotel, spacciandomi per famoso cameriere italiano, non avevo mai fatto il cameriere, cioè mi sono divertito un sacco, ho guadagnato ben di più negli Stati Uniti a fare il cameriere che in Italia a fare il medico, ma lasciamo perdere. Ogni lavoro è un bel lavoro, io me li sono goduti tutti, anche quelli faticosi. È un'esperienza, è la vita. Io ho fatto 3 anni il contadino nell'Oltrepò Pavese, facevo medicina a Milano e il contadino d'estate nell'Oltrepò Pavese. Bellissimo, la vita, la fatica, arrivi a casa, dormi come un ghiro, sei fisico, ti vengono 2 spalle così, hai il cuore leggero. Ma che bellezza! E noi, ma così, e questo qui è così, e il lavoro, ogni lavoro è una menata. Allora, e questo è lo stress, ogni lavoro è una minata, non c'è più il cuore. E dopo un po' cominciano i blocchi psicosomatici, quella chiusura, quella tensione muscolare, se dura poche ore, qualche giorno, ma noi ce l'abbiamo da quando siamo bambini. E non gridare, non ridere, non giocare, attenzione nella strada, robe, non toccarti lì, e il coso e questo, non fare di là, e non urlare, non andare con quelle compagnie, e non farti gli spinelli, e non fare sesso prima del matrimonio, cioè 1000 condizionamenti che ci hanno creato tensioni, e comincia la prima tensione. Tutti abbiamo un pezzo di queste tensioni, tutti abbiamo un po' di iperattività mentale. Dico bugie?
c'è qualcuno che si sente la mente bella serena, che non si sveglia mai, no? Che la testa è bella leggera. No, abbiamo la testa che va come un frullino, anche quando siamo in vacanza, no? Anche quando facciamo sesso e la testa va avanti continuamente a lavorare e non ti lascia godere quello che c'è. Difficoltà di espressione, in psicologia la chiamano alessitimia, un nome, no, molto difficile per dire una cosa molto semplice: hai vergogna delle tue emozioni, hai difficoltà di, a volte anche riconoscere, sei così e dici ma cosa c'hai? No, no, niente, va bene, ma sei triste, sei arrabbiato, hai paura, sei scocciato, cos'è? Ma no, 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 va bene, va bene. Non ti hanno insegnato l'alfabetizzazione delle emozioni. Blocco di gola, la gente non dice mai la verità. Io ho vissuto negli Stati Uniti, in India, a Milano, dove le persone nelle grandi città dicono molto quello che sentono. Sono stato a vivere a Lucca, dove nessuno dice quello che sente. Ma adesso dico Lucca, ma potrebbe essere anche altri posti, no? È come dire, sono tutti come le mura di Lucca, no? Molto controllati, molto dentro e fuori, no? Cioè, e se hanno un problema, una cosa, non ti dicono, cavolo, c'è un problema, parliamone, siamo amici. No, ti dicono tutto che va bene, ma e tu capisci che non va bene. Per cui blocco della gola, blocchi la tristezza, blocchi la rabbia, blocchi il cuore, l'aumento esponenziale delle malattie cardiache, blocchi il respiro, le asme, blocchi tutte le spalle, le mani fredde, le dita fredde anche d'estate, o troppo calde o troppo umide, tutti i blocchi da adrenalina e noradrenalina, il blocco del cuore, poi ve lo faccio sentire, siamo andati un po' avanti, senti il peso nel cuore, il cuore non è felice, il cuore non sorride, a volte non lo senti neanche. Il blocco del diaframma, volete fare una prova? Fate una cosa tipo così, una mano bella dritta e l'altra spinge dentro. Sento, e sentite cosa sentite, sento i sushi, un po' di spaghetti di soia. Vai dentro, è bello, se sei rilassato non fa nessun male, anche un po' in alto. Ah, che bellezza, un po' di massaggino però digestivo. Fa male o no? Chi non fa male, che non ci credo, se ci provo io fa male. Fa male, perché siamo tesi, no? Se fate solo qua così non fa male, se vai dentro fa male, perché nel sistema parasimpatico vai in tensione e non sei mai bello rilassato, sei sempre un pochino in tensione. E poi tutti i blocchi di pancia, tutti i blocchi di alimentazione, tutte le intolleranze alimentari. Noi abbiamo curato decine e decine di intolleranze alimentari senza toccare l'alimentazione, ma toccando le emozioni, permettendo alle persone di dire quello che sentono davvero e rilassarsi nella pancia. E la tensione della pancia genera, ci sono anche le intolleranze reali, no? Al glutine, a farmaci presenti dei cibi, ma in generale, e tutti i blocchi sessuali. La mindfulness, stiamo arrivando alla fine, la mindfulness è la riscoperta di un'antica meditazione buddista di tanti secoli fa, 25 secoli fa, che guardate dal 2000, dove ci sono state solo 18 ricerche sulla mindfulness, da praticamente zero, guardate, solo l'anno scorso, in un anno, ci sono state 1906 ricerche, nel 2019. Quest'anno arriveremo a superare i 2000 ricerche all'anno. In totale, no, saranno 30.000 ricerche sull'efficacia della consapevolezza della meditazione nella cura della depressione, dello stress, dei problemi scolastici, dei problemi di droga, di tutto. Quindi in tutto il mondo, negli ospedali, nei carceri, con le donne, le mamme incinta, in qualsiasi contesto, usare la meditazione ti riporta ad aprire il cuore, a essere un po' più te, a cominciare a mollare un po' i condizionamenti. È abbastanza chiaro? Vi dico semplicemente di queste 30.000 ricerche che noi ci siamo accuratamente studiati, ogni anno siamo lì a studiare, possiamo dire che solo la
la mindfulness ve la faccio fare a breve. Osserva chi sei, osserva il tuo corpo che respira, poi pian piano impari a osservare le emozioni, a osservare i tuoi pensieri, a osservare il tuo essere, il sé. La mindfulness, l'osservazione senza sforzo, non è lo yoga che ti sforza, che tiri, che devi controllare il respiro, il pranayama, il kumbhaka, no, le asana, eccetera. La mindfulness riduce lo stress, abbassa il cortisolo, riduce la depressione, aumenta la serotonina e la dopamina, riduce l'infiammazione perché riduce le citochine, riduce la tensione muscolare nervosa, migliora il benessere, aumenta l'endorfina. All'inizio no. Dopo un po' cominci a stare bene e poi dici, ma che bello, ma fantastico, in un attimo ritrovo il piacere delle cose, migliora l'amorevolezza e l'affettività, aumenta l'ossitocina, il sistema immunitario, l'attività cardiaca. Ed è semplicissima, riportare le persone a liberare il corpo fisico dalle tensioni, da stress, e pian piano, appena è un po' più sciolto, cominciare ad aprire il cuore. Alla fine del mese facciamo la guarigione del cuore, il 25-26, comunque sabato, l'ultimo sabato e domenica del mese, facciamo venire le persone, facciamo prima un po' di attività corporea, poi le facciamo respirare nel cuore, a occhi chiusi, e pian piano se respiri nel cuore in modo fluido, le persone cominciano a sentire il peso sul cuore, ve lo faccio sentire a breve, se ci stai su un quarto d'ora, 20 minuti, le persone cominciano a piangere, scaricano il peso che avevano sul cuore e poi pian piano il cuore si riapre. È una cosa che si fa poi diverse volte, fin quando tutta la vecchia tristezza si è liberata, e ti sembra di essere di nuovo bambino, con l'entusiasmo, la bellezza, la curiosità della vita. Il cuore. Quindi la mindfulness è una tecnica di consapevolezza, è stare nel momento, quello che c'è, vedere, non è la visualizzazione, immaginati di vedere, essere il tuo corpo su un lago dorato e su un prato verde e al mare delle Maldive e tutto è bello, che è un'illusione. La mindfulness è ascolta il tuo corpo. Se senti piacere, wow, senti piacere. Se senti dolore, senti dolore, ma accettalo. E pian piano impari attraverso gli esercizi a sentire il dolore, accettarlo, che già è un enorme passaggio, l'accettazione, e poi pian piano, continuando a respirarci dentro, più gli esercizi di energetica, pian piano si cominciano a sciogliere i blocchi. Lo facciamo con tutti, a tutte le età. Semplicissimo, trovate tutte queste pratiche gratuitamente su internet, vi do adesso il sito. Depressione grave, depressione media, lieve, normale, meditazione, questa è la curva della sincronizzazione del cervello. Noi vi faccio fare adesso il body scan, ve lo spiego subito. Queste sono immagini del villaggio, dei gruppi, le pratiche lente, le pratiche di movimento. Questo è il progetto Gaia, siamo arrivati, questo è dell'anno scorso, in un anno abbiamo fatto 12.000 persone in più, siamo arrivati a 36.000 persone in tutte le regioni italiane. Guardate in 12 ore di mindfulness psicosomatica come migliora l'ansia, migliora la disattenzione, migliorano i problemi sociali e somatici, migliora la violenza. Si riduce quindi la depressione, si riduce l'irritazione, si riduce la disattenzione, si riduce la violenza. Ed è molto gradito, è bello. Se volete c'è tutto un corso per le mamme che hanno figli o bambini piccoli. Questi sono sul sito, neuropsicosomatica.com, scaricate gratis questi due libri di neuropsicosomatica. Questo è un film che potete scaricare dal sito villaggioglobale.eu. Questo è il sito dove ci sono tutte le tecniche più semplici. Abbiamo fatto, ormai saranno 580.000 download
no? Abbiamo superato il 500.000 di persone e trovate tutte le prime, qua sotto c'è una lista, le scaricate gratuitamente, ve le fate o video o audio, cominciate a farle. Perché il cammino è lungo, abbiamo tanti condizionamenti addosso, nella testa, nel cuore, nel sesso, nella pancia, nel modo di lavorare, di vivere. Se c'è qualche medico o psicologo, studente di medicina, psicologia o psicoterapeuta, può iscriversi e fare gratuitamente la settimana della neuropsicosomatica. Ne abbiamo una che inizia adesso a metà luglio e una a metà agosto. Quindi chi vuole poi chiama il villaggio o guarda o me lo chiede alla fine. Qua una carrellata, qua l'abbiamo presentato il nostro protocollo sulla mindfulness alla Camera dei Deputati di Roma, qua in Cina, a Macao, qua a Budapest, alle Canarie, all'Università di Psicologia di Chieti, al Palazzo Ducale di Lucca, ad Atene, alla Sala della Regina di Montecitorio, all'Università di Psicologia di Sassari, all'Università di Trapani, questa è una lezione all'Università di Psicologia a Cagliari, queste sono le lezioni che facciamo con gli studenti di psicologia a Chieti, ad Ancona, a Sassari, qua al Real Collegio di Lucca, qua alla Sapienza di Roma, qua a Norimberga, al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo di Livorno, alla Cattolica Milano, qua in Costa Rica all'Università della Pace delle Nazioni Unite, qua all'Università di Psicologia di Verona. Bene, vi ringrazio dell'attenzione. Grazie. Grazie Nitamo. Io farei una cosa, farei... Vuoi fare la pratica? Un quarto d'ora di pratica, okay. ci state? Se potete non parlare e restare seduti, se dovete andare via in un secondo potete andare anche dopo, cioè, però state molto attenti perché si crea un campo, quel campo di energia che abbiamo visto prima nelle immagini, è un campo molto reale, però delicatissimo, non è, no, come dire, Forza Roma, anzi... No, cioè è un campo delicato di consapevolezza, di sensibilità, per cui si fa fatica a crearlo e basta poco per rovinarlo. Quindi vi invito a partecipare, a provare, non fa male a nessuno, ha dato dei risultati. Ah, scusa, hai ragione. Ci sono? Si sente? Fantastico. Allora, facciamoci un pezzettino di mindfulness. Volete che vi faccia sentire i blocchi? Ok, mentre normalmente tutte le psicologie cercano di non farti sentire i blocchi, anzi il pensiero positivo americano, che detto in italiano è una vera stronzata, è come se uno va dal dentista con un mal di dente e gli dice no, non sentire il dolore, pensa di essere in un bel posto, ti do gli anestetici, beviamo un po' di alcol e non senti il dolore. No, un bravo medico ti dice senti il dolore, bene, cerchiamo di capire che cos'è. Mi dispiace, è una carie, ti faccio una punturina di anestetico piano piano, ti curo, devo entrare, pulire, togliere il negativo e rimetterti un'otturazione. Noi se abbiamo i blocchi dobbiamo sentire i blocchi, è come se senti, chi ha visto quel film bello e brutto, si chiama La chiave di Sara, non importa, è la storia triste di una ragazzina ebrea che per non far deportare il fratellino lo chiude in un posto, porta via la chiave e il fratello muore dentro una casa abbandonata e le persone che poi entrano in quella casa, che non si rendono conto che lì di dietro c'era un nascondiglio, continuano a sentire puzza e pensano che sia qualche animaletto che sia entrato in casa. Ma quando senti la puzza devi andare a capire dov'è, in modo da pulire. Quando noi sentiamo i blocchi, ascoltiamo i blocchi con accettazione e poi ci sono tantissime tecniche, le trovate già su internet, tutta l'energetica, tutti gli stiracchiamenti che servono proprio per sciogliere i blocchi.
io vi faccio sentire un pochino i blocchi, poi vi faccio fare 5 minuti di scioglimento, d'accordo? Proviamo? Ok, chiudiamo gli occhi e ascoltate il corpo che respira. Non vi chiedo di controllare il respiro, magari avete il respiro accelerato, magari è lento lento, così com'è va bene, qualsiasi cosa sia ascoltatelo così com'è. Sentite nel corpo dov'è che respirate di più, ditelo pure, chi sente una zona che respira più delle altre? Scusa, io sono un po' sordo. Ok, tra lo stomaco, diciamo la pancia. Chi sente respirare di più la pancia? Dite io. Ok. Chi sente altre zone respirare bene? Il petto. Chi sente il petto, il torace che respira di più? Chi sente, per esempio, altre zone? Chi sente che respira di più la testa? Ok, vi faccio notare, respira, sentite di più il respiro davanti o di dietro? Provate a sentirlo anche dietro. La meditazione, la mindfulness psicosomatica, vi invita a sentire il corpo tridimensionale. Sentite anche il respiro dietro. Poco e davanti di più. Di dietro c'è la colonna vertebrale, c'è meno pulsazione, ma c'è. Così com'è. Provate adesso a entrare dentro nel corpo come se ascoltaste proprio l'aria che entra e che esce dal naso. Fate diventare il respiro una azione consapevole. Finora va da solo, è inconscia, è automatica, è inconsapevole. Invece portiamo consapevolezza al respiro che entra e che esce dal naso. Ah, senti il flusso. Non pensiamo all'aria, l'aria è un alimento. Qua siamo al mare, la sera ci sono meno macchine, si sente appena il profumo del mare. Da noi a Bagni di Lucca si sentono i boschi, il verde. Sentite il respiro come un flusso, un alimento gassoso. Che arriva alla radice del naso e lì cominciamo ad ascoltare ciò che c'è di buono, ciò che c'è di cattivo, senza dargli troppo valore, buono o cattivo, tutti siamo buoni e cattivi. Proviamo a sentire chi sente piacere, gli occhi, la fronte bella, leggera, senso di piacere, di leggerezza. Dite io chi lo sente. Nessuno. Qualcuno. Chi sente un po' di peso? Ok, chi sente per esempio tensione negli occhi, come se gli occhi sono un po' tesi o rigidi? Chi sente la fronte, diciamo la mente, un pezzo di cervello troppo teso, un po' iperattivo? Ok, è una malattia comune, tutti abbiamo molta testa. Sentite tutto il cervello. Scusate, prima la testa, tutta la testa rotonda. Chi sente? Ah, che bella testa leggera. Come quando sei in vacanza da qualche giorno, che ti sei alleggerito, la testa è bella, leggera. Chi invece sente la testa un po' chiusa? Chi sente la testa appesantita? Addirittura chi sente dolore, per esempio, alle tempie, o mezza testa, l'emicrania, un peso. Se c'è qualcuno che sente una cosa precisa, la dica.
tanto più riusciamo a capire bene i blocchi, tanto prima li sciogliamo. Ok, adesso ci arriviamo. Allora, prendiamo la nuca e il collo e provate a sentire la nuca, il collo, chi sente, ah che bello, la nuca bella rilassata, oppure chi sente la nuca tesa? Rilassata, quanti rilassata? Ok, bene, un po' tesa, bene, così com'è, senza scegliere, imparare ad ascoltare, come avere un figlio che ascolti non solo quando è contento e ride, lo ascolti anzi a volte forse anche di più quando piange e sta male, e gli dice amore cosa c'è, ma cosa succede, dove ti fa male? Quindi noi ascoltiamo il nostro essere e provate a sentire una cosa semplice. Gli occhi sono uguali, gli occhi, ma chi percepisce gli occhi un po' diversi, uno più grande e uno più piccolo, per esempio? Qual è, sentite, il più piccolo? Chi lo sente diverso? Chi il sinistro, chi il destro? Lo sentite che a volte uno è un po' più luminoso dell'altro? C'è un occhio a volte più chiaro, un occhio un po' più scuro? Questi sono già i blocchi. Provate a sentire tra la fronte e la nuca. Sentite più luminosa la fronte o la nuca? Molto bene. Cominciamo a percepire il corpo elettromagnetico, il corpo di energia. Tutto il corpo fisico è fatto di onde elettromagnetiche. Le onde elettromagnetiche sono veicolate da fotoni, che sono, diciamo, atomi di particelle di luce. Quindi a volte c'è di più luce o meno luce. E adesso cominciamo la gola. La gola è importantissima. Respirate attentamente in gola. Chi sente la gola bella fluida, l'aria passa liberamente? Molto bene. Chi sente invece tensione in gola? Potete descrivere cosa sentite? Vomito. Oppure? Scusa? Chiusura, a che livello? O stringere, a che livello stringere o chiusura? Cioè, in alto sotto la gola, a metà, in basso? Quando provate a sentire, noi tutti quando siamo in situazioni di leggera tensione, magari dobbiamo dare un esame, parlare con una persona difficile, oppure col capo, a volte anche con nostra moglie, no? Cioè, gulp, gasp, ci viene subito, o parlare in pubblico, ci viene una sorta come di timidezza, di vergogna, è l'inibizione dell'azione. Quando siete in quella situazione, cosa sentite in gola che vi blocca? Che forma ha? Un nodo, molto bene. Quanti sentono come un nodo? E di che colore è il nodo? Chiaro o scuro? Se dovessi dire di colore, grigio oppure viola, blu? Chi lo sente rosso? Nero. Nero, ok. Chi sente invece più come un laccio orizzontale che stringe? Chi sente come se si stringe come fosse una clessidra? Sentite un'altra cosa. Adesso abbiamo sentito il corpo fisico, il corpo delle energie sottili. Provate a sentire questo nodo in gola, questa chiusura in gola quando siete in uno spazio di imbarazzo, di difficoltà. È qualcosa che sentite caldo, neutro o freddo? A volte lo sentite. Chi lo sente caldo? Che colore ha il caldo?
Che emozione c'è sotto quel caldo rosso? Che emozione trattenuta in quel nodo in gola? Rabbia, che di solito, non sempre, ma di solito è calda e anche di solito rossa. Chi invece sente altre emozioni bloccate in gola? Tristezza, chi sente tristezza? E di che colore è la tristezza? È calda o fredda? Di solito è fredda. Chi sente anche paura? Ok, e di che colore è la paura? Nera. Qualche volta la sentiamo anche viola o blu, la FIFA blu, no? E adesso provate a sentire una cosa semplicissima. L'emozione che sentite bloccata nella gola, in realtà, da dove viene? Provate a sentire il cuore e provate a sentire, di solito l'emozione non è, è bloccata in gola, ma non viene dalla gola, viene dal cuore. La tristezza non viene dalla gola, viene dal cuore. Quando qualcuno vi spezza il cuore, senti tristezza. È ok? Provate a sentire il cuore, quell'emozione che sentite in gola. Sentite il cuore, respirateci dentro. Siamo al mare, siamo al Lido di Camaiore, un posto fantastico, il mare, una serata luminosa, un posto bello, un centro di crescita personale, di medicina olistica, cioè un posto importante, bello. Dovremmo essere tutti molto contenti, avere il cuore bello, leggero e felice. Ma voi quanti sentite il cuore felice? Almeno un po' felice, dai. Va bene. Sentite che anche quando abbiamo un po' di felicità, sotto c'è anche un po' di tristezza o di peso? Ok, proviamo a descrivere il peso del cuore. Come lo sentite il peso o la tensione del cuore, del torace? Punge. Chi sente proprio un peso? Come fosse di? Di che materiale? Wow, di piombo, molto bene. Chi sente un peso a volte anche un po' più leggero, come una mano che spinge oppure... Sentite che noi a volte andiamo avanti tutta la vita, da quando eravamo bambini o ragazzi, con un peso sul cuore, con un nodo in gola, con una tensione nella testa. Io mi fermerei qua, se volete si può anche andare avanti e fare tutta la pancia, la schiena, ogni zona del corpo è piena di tensioni. Però provate a mettere la mano sul cuore e respirate nel cuore. Sentite il calore della mano che arriva al petto, che entra dentro. E per un istante vi invito a sentire quell'emozione proprio nel cuore. A volte vi vengono in mente anche qualche ricordo, qualche vecchia storia. Prendete, vi faccio capire che cos'è in psicoterapia corporea, si chiama la corazza caratteriale. Sentite tutto il corpo quando entra, facciamo un esperimento semplice, un momento di tristezza, un momento nella vita in cui una storia è finita o è morto qualcuno, un momento di tristezza, che postura avevate? Prendetelo un istante, prendete quella postura, un po' di tensione, un po' di dolore. Come sono le spalle, per esempio, in questo momento? Curve in avanti, molto bene. E l'energia vitale è esuberante, sfavillante e vigorosa o com'è? È un po' morta, un po' ferma. Il respiro è ampio o trattenuto? Provate ad ascoltare il cuore, vi faccio sentire psicosomaticamente il cuore. Vi faccio delle domande semplici. Quando siete tristi, il cuore è più aperto o più chiuso? Ditelo. Quando siete tristi, il cuore è più grande o più piccolo?
Qualche volta può anche essere più grande quando piangete tanto o siete anche arrabbiati. Quando siete tristi, il cuore è più chiaro o più scuro? È più, come dire, sentite un attimo questo cuore e adesso vi faccio fare un pezzettino di energetica. Quando noi vediamo il cuore chiuso nelle persone con lo stress, con la depressione, la prima cosa che gli invitiamo a fare è: non posso massaggiarti il cervello, non posso fare in pochi minuti una analisi mentale psicologica, che a volte prende anche anni, ma in pochi minuti io posso modificare la struttura del corpo. Provate ad accelerare ancora di più il cuore chiuso, la gola chiusa, le spalle tirate. Sentite anche le gambe, lo stomaco. E adesso provate consapevolmente a sciogliere le spalle. Cominciate dal petto, a sciogliere il petto. Sciogliete le spalle, girate le spalle. Ah, allungate come... Anzi, vi faccio, alzatevi in piedi, è più semplice perché da seduti avete la spalliera. Spostatevi un pochino in modo che non tirate gomitate ai poveri vicini. E stiracchiate. Sentite che allargate le spalle, il petto. Massaggiatevi il cuore. Massaggiatevi lo stomaco. E lasciate uscire la voce, perché lo sentite che quando il cuore è chiuso il nodo in gola aumenta? Quindi per sciogliere la gola, per sciogliere il cuore, liberate un po' la gola, come sbadigliare, provate. Tira e poi che bellezza! Stirate la schiena, molla la schiena, molla la schiena. Stropicciate la faccia. Basta la faccia, muovete il collo. Volete fare qualche cosa un pochino più vigoroso? Va bene, vi insegno, vi faccio una cosa semplice e facile da bambini. Fate l'alga. L'alga nel mare, siamo al mare. Bene le gambe, i piedi ancorati allo scoglio e tutto il resto. Sentite che per fare bene questo bambino, questo esercizio, dovete sentirvi bambini all'asilo e potete fare gli scemi. È bellissimo fare gli scemi. Uè, i bambini fanno uè, l'alga. Poi il secondo esercizio che vi facciamo fare, bellissimo, è lo scimmione. Lo scimmione, non l'avete mai notato, ma voi vi spieghiamo, quando salta, alza le spalle e poi le abbassa. Fa così, salta e abbassa. Provate, alza e abbassa, molto bene, però posizione Neanderthal. Di solito fa... Se fate il terzo esercizio che facciamo fare... Ve li faccio fare per poco, no? Ma giusto per dirti. Il gibberish. Il gibberish è un'invenzione straordinaria. È parlare in una lingua sconosciuta. Potete scegliere il mandarino antico, il giapponese, no? Il thailandese, no? Il germanico, tedesco, austro-ungarico. Cioè, provate a... Bisogna... Occhi chiusi, perché abbiamo la telecamera, ma poi mettiamo tutto su Facebook, cioè su YouTube. Provate a parlare, liberare la gola, quel nodo in gola, in gibberish. Tipo, sento la gola che mi fa così, ho vergogna a parlare, poi sono davanti alla gente, no, non mi faccio vedere. Invece fa così, provate, dovete gesticolare, non guardate la vostra amica e tenete gli occhi chiusi. Occhi chiusi, t'ho visto. No, non incrociare le dita, muovile. Provate a piangere in gibberish. Mi ha fatto la casa. Ok,
provate ad arrabbiarvi in gibberish. Ma vaffanà sa! Vele! Vede la sonna della Vino, credo, la sera! Provate a ridere in gibberish. Ok, adesso vi risedete e provate a vedere che cosa è successo in 5 minuti di psicoterapia corporea, quella più semplice, molto più complessa, ma giusto per divertirci un po'. Abbiamo toccato un po' la tristezza, chiudete gli occhi, mettete la mano sul cuore, anzi senza neanche la mano, sentite il cuore come respira in questo momento. Cos'è cambiato del respiro sul cuore? Il cuore in questo momento, vi faccio le stesse domande, è più chiuso o più aperto? È più caldo o più freddo? È più scuro o più luminoso? Sentite che noi possiamo in pochissimo tempo cambiare la struttura interna del cuore e anche l'emozione. Prima vi ho fatto entrare nella tristezza, ma noi possiamo con poco sforzo imparare a uscire dalla tristezza, dalla paura. Sentite il cuore aperto. Ah. E adesso possiamo entrare nella mindfulness. Mettete la mano sul cuore e provate a dire il vostro nome. Io sono Nitamo. Voi non dite Nitamo, dite il vostro. Io sono Nitamo. Sentiti, prova a dire io sono io. Occhi chiusi, provate senza dire io sono io, semplicemente a sentirlo che siete voi. Sentite tutto il corpo respira, senti che sei tu, dai piedi alla testa, tutto l'essere respirate in tutto il corpo. Sentite davanti, di dietro. Adesso il respiro è ancora un pochino più accelerato. Osservatelo così com'è, pian piano si tranquillizzerà da solo, se si vuole tranquillizzare, se no vi rimane il respiro aperto. Come va, va bene. E allargate pian piano il cuore, come se ogni respiro il sangue va in tutto il corpo, porta ossigeno e nutrimento in tutto il corpo, ma quando avete il cuore aperto porta amorevolezza in tutto il corpo, nella testa, nella pancia. Sentite il sottile piacere di essere qua tutti insieme questa sera. Sentite che bello esistere, siete voi. La consapevolezza ci permette di essere quello che siamo. Ah. E per un attimo sentite tutto il corpo e anche un po' tutti intorno. Prima abbiamo visto il calore. Sentite il campo di calore che esce dal vostro corpo, tutto intorno. Sentite che c'è un campo, tutto il gruppo, siamo una sfera dentro una serie di edifici, come un cerchio, come un agorà. Sentite questo cerchio, questa sfera, in questo momento i nostri cervelli, come avete visto, si stanno sincronizzando. Aprite il cuore, sentite che silenzio si è creato.
arrivano i rumori lontani delle macchine, ci attraversano. Se potete, se portate un attimo di silenzio, perché si sente tutto. Grazie. Sentite un attimo il silenzio, respiratelo, stateci dentro, come quando dormiamo. Facile imparare la meditazione come riposare consapevolmente. Il corpo si scioglie, la mente si calma, il cuore si allarga tranquillamente, naturalmente, senza sforzo. All'inizio di solito la testa comincia di nuovo a funzionare, i pensieri, ma dopo un po' imparate come le gambe. Quando dovete camminare o correre, le gambe si muovono. Quando dovete pensare, la mente si muove. Quando siete fermi, le gambe sono fermi e i pensieri si fermano. Resta la consapevolezza. Noi siamo consapevolezza. Siamo anima. Semplice, senza fatica, totale rilassamento. E adesso delicatamente riapriamo gli occhi. Continuate a sentire il respiro anche a occhi aperti. Provate a aprire gli occhi e lasciare che tutta la notte, tutto questo posto entri senza scegliere niente, continuando a sentire chi sei. In silenzio, il respiro, sentite che bella energia, che bello spazio si è creato, quanto siamo nella testa, nell'attività e abbiamo bisogno proprio di un po' di silenzio, un po' di spazio. Vuoto, troppo pieno, un po' di vuoto, tanta testa, un po' di consapevolezza. Ah. Molto bravi, sentite che bel campo si è creato. Molto bene, probabilmente quanti di voi hanno già fatto un po' di meditazione? Ditelo che io non vi vedo, che ho una luce abbagliante negli occhi. Si sente, bravi, bene, continuiamo. Io direi se c'è qualcuno che ha qualche domanda. Sì, ora con questo vuoto mentale fare fantastico. Domande. Se non ci sono domande andiamo, Nanna. No, può essere no, anche ma che se avete anche domande normali. Scusa? La musica?
Beh, può aiutare anche tanto, soprattutto nei processi emotivi. Noi abbiamo una serie di musiche, per esempio, certe musiche fanno piangere. Le persone hanno paura di piangere, hanno paura di cadere in depressione, hanno paura di riaprire quella memoria traumatica del pianto e quindi chiudono il pianto e si ammalano, gli vengono le tiroiditi. Noi abbiamo curato un sacco di tiroiditi, di noduli, senza toccare la tiroide, liberando la gola dalle emozioni. Se metti la musica in un gruppo, la musica ti aiuta a tirare fuori. Se vuoi entrare in uno spazio di meditazione, all'inizio soprattutto, se avessimo messo un po' di musica leggera, new age, meditativa, era più atmosfera. Dopo, una volta che ci sei imparato a entrare, non serve più niente, ascolti quello che c'è. Però la musica la usiamo tanto. Nelle meditazioni attive, per dare ritmo al corpo, perché se liberi il corpo dalle tensioni, automaticamente si libera anche la mente, si liberano, no, come dire, dalle tensioni le emozioni corporee. Quindi facciamo usiamo tante meditazioni con della musica fatta apposta che tira fuori la rabbia o la tristezza o l'amore o la gioia o l'esuberanza o la danza. Le musiche tribali per sentire il corpo fisico, le musiche più dolci per aprire più la dimensione emotiva, per cui bello, si può fare. Confermo, a volte ci scateniamo anche. Ci scateniamo. Se dovete fare domande, magari alzate la mano. Io sono sentire tutti la domanda. Chi è? Non ho sentito. Chi vuole fare un esperimento serio, a fine mese, se volete provare un'apertura del cuore, una guarigione del cuore, vi prometto che al 90% vi facciamo piangere. Prima piangi e poi ridi, però è bellissimo. C'è una tecnica che è stata inventata da un maestro indiano che dura 3 settimane. Ogni giorno, per 3 ore ogni giorno, piangi, la prima settimana ridi, 3 ore solo ridi, non puoi parlare, non puoi usare la testa, puoi solo ridere. All'inizio non riesci neanche a ridere perché è un riso isterico e sei nervoso, poi pian piano cominci a sentire che si riapre la pancia, il ridere, che bello. La seconda settimana, una settimana intera, sempre dalle 10 alla 1, 3 ore al giorno, piangi. E piangere è fantastico, cioè, perché all'inizio non vuoi piangere, no, ho già pianto abbastanza, piangi male, no? Cioè, invece si impara a piangere professionalmente, cioè, come i bambini, cioè, con la bocca aperta, e come i bambini piangono in 5 minuti hanno buttato fuori un sacco di roba. Se piangi trattenuto te la tieni tutta dentro, invece lì piangi per una settimana, 3 ore al giorno, quando finisci di piangere esci, ti sembra che il mondo sia bellissimo perché hai buttato fuori un sacco di tossine. La terza settimana, 3 ore stai in silenzio e osservi ciò che accade, è bellissimo. Però la tristezza usata consapevolmente, mentre nella depressione la tristezza uno la vive e la continua a starci dentro perché se sono depresso, quando invece fai una pratica e liberi la tristezza, sei tu che usi la tristezza e la butti fuori, e la tristezza così la liberi. Mentre in depressione te la tiri addosso, nella consapevolezza, quando piangi consapevolmente, è come la lasci andare e si libera. Il cuore diventa leggero, bellissimo. Provate, chi vuole, fine mese. Avrei 2 domande da farle. Sì. Allora, una è più tecnica e una è più olistica. Quale sì. Faccio per prima? Quella che vuoi. Allora, Candaspert. Sì. La differenza del funzionamento tra i neurotrasmettitori e i peptidi. Io non ho capito. Siccome ho preparato una tesi,
Scusa, tu che tesi stai facendo? A che università stai facendo? No, sto facendo una scuola di olistica e devo dare una tesi per riflessologia plantare e massaggio riflesso. Sì. E ho voluto fare la tesi sulle emozioni e su Candaspert, che sì, ha scoperto il funzionamento delle emozioni. Candaspert è stata una mia amica, è venuta al Villaggio Globale, siamo stati insieme, abbiamo fatto un pezzo anche di lavoro sui neurotrasmettitori e neuropeptidi. Neuropeptidi è un termine, adesso non hai la formazione, no, se tu facessi chimica o biochimica o anche medicina potrebbe essere un pochino più utile avere una definizione. Semplicemente ci sono delle molecole che veicolano emozioni. Queste molecole possono essere degli ormoni, dei neuropeptidi o semplicemente dei neurotrasmettitori o anche più di una per volta. Queste molecole già nella cellula veicolavano emozioni. Sì. Quando l'essere vivente sente dolore produce quella sostanza che informa tutto il sistema che sta andando male, c'è dolore, oppure che sta andando bene, c'è cibo. Per cui non fare grandi differenze, usa molecole di emozioni che è più che sufficiente. Se vuoi dei dati, se leggi sul primo libro di neuropsicosomatica, lo scarichi gratuitamente e trovi un'enorme quantità di dati proprio sulle molecole specifiche, ogni molecola, quell'emozione e quegli effetti fisici, emotivi, psicologici e comportamentali, in modo che hai già una tesi mezza fatta. Io avevo capito che nei neurotrasmettitori c'era il salto da neurone a neurone. Sì, è vero. Mentre certo, nei peptidi quelli viaggiano nel sangue come gli ormoni. Ecco quello che avevo capito io con le mie poche competenze. Non è così. Non è così semplice, no, è un pochino più complesso perché alcuni ormoni sono sia neurotrasmettitori che ormoni e neuropeptidi, quindi è un pochino però, non è la sera per spiegare questa roba qua, non ti serve neanche tanto capirlo. Invece vai a lavorare sulle singole sostanze. Sì. Che lì quando c'è la dopamina o la serotonina sono, no, come dire, ormoni e neurotrasmettitori e neuropeptidi e hanno degli effetti spettacolari. Studia gli effetti perché è quello che ti serve, non le definizioni. Va bene. Poi la seconda domanda era, l'ho letta in un suo libro. Allora, il cuore nella medicina cinese è l'imperatore. Sì. Poi in un suo libro ho letto, il cervello del cuore e il cuore del cervello. Sì. Allora, il cuore del cervello, da quello che ho capito io, è l'ipotalamo. È il talamo, ipotalamo, sì, ok. E il cervello del cuore? No, cioè, nel senso, il cuore ha un centro nervoso. Il cuore è il centro del corpo umano. Il cuore sviluppa una serie di sottilissimi neurotrasmettitori che vanno al cervello, così come il cervello manda dei neurotrasmettitori e degli ormoni che vanno al cuore. Quindi noi abbiamo il cuore centrale che è come il cervello del nostro corpo, nel senso che la sede è il cervello emotivo. Sì. È quello. E nel cervello il talamo è il cuore del cervello. È un modo di dire che nel sistema olistico quello che nel corpo è il cuore, olograficamente nel cervello è il talamo. Ho capito. Talamo, ipotalamo, perché i talami sono due connessi sul davanti, che è il sesto chakra, che è l'occhio. Diciamo è l'ipotalamo, ipofisi, no? Sì. Che sono legati. Va bene, grazie. Quello che tu citi credo che sia il libro azzurro o verde, psicosomatica olistica. Sì. Se vuoi fare la tesi, leggiti neuropsicosomatica, lo scarichi gratuitamente e lì trovi molte più informazioni. Quello l'ho fatto più divulgativo, se però ci fai la tesi magari sull'altro trovi anche una bibliografia più ragionata. Esatto. Figurati. Sì. Buonasera, io volevo sapere, si possono considerare le emozioni come lo strumento per l'espansione della coscienza?
No, nel senso, cioè la funzione, diciamo, del... immaginati, noi siamo una grande cellula, noi siamo nati come cellula, l'ovulo fecondato è un unicellulare, un organismo unicellulare con un nucleo, ok? In questo, già le prime cellule, le emozioni servivano alla coscienza per capire cosa succede nel sistema, perché una cellula sono 100 miliardi di atomi, è un mondo gigantesco una cellula, quindi la cellula non ha un sistema nervoso che manda come i nervi, quindi per trasmettere le sensazioni, cioè c'è cibo, serotonina, wow, tutti tranquilli, c'è cibo, viviamo. Manca il cibo, la serotonina cala, parte la dopamina, il sistema della ricerca, cerca il cibo, ti viene fame, cerca il cibo, no? Se c'è paura o dolore, partono gli ormoni del dolore, se c'è un'altra cosa, cioè quindi se c'è tutto che va bene, parte l'endorfina. Quindi diciamo che gli ormoni neurotrasmettitori sono le molecole di emozioni, per semplificare, sono le espressioni dell'anima. Per vivere l'anima ha bisogno di emozioni. Per vivere, noi viviamo in un corpo, che cos'è che facciamo per vivere? Mangiamo, dormiamo, facciamo sesso, lavoriamo, cioè tutte le attività sono gestite da ormoni. Quelle piacevoli, quelle spiacevoli, quelle pericolose, quelle tranquille. Ogni attività, quindi c'è i centri della sessualità, i centri della rabbia, i centri della paura, i centri dell'amorevolezza quando siamo genitori, i centri del pensiero razionale, i centri del pensiero intuitivo. Sono tutti ormoni che permettono all'anima di manifestarsi, di esistere. Ma l'anima ha una natura essenzialmente immateriale. Quando sei in meditazione profonda, prima... Qualcuno di voi ha sentito come se si allarga il campo, si allarga la consapevolezza e diventi grande come tutto il gruppo? Vi sarà capitato qualche volta che vedi un tramonto e diventi il tramonto, sei in una situazione, diventi, sei parte di quel tutto lì. La coscienza si espande e non sono gli ormoni che la fanno espandere. È proprio che la coscienza non è più identificata col corpo fisico e si allarga. Puoi dire che sicuramente gli ormoni positivi, in particolare l'endorfina, facilita questa espansione, ma non è l'endorfina che fa espandere la coscienza. Diciamo che l'endorfina è il veicolo per cui anche nel corpo, quando c'è endorfina, finalmente la coscienza si può espandere. È abbastanza chiaro? È un po' complicato, ma... Sì, io intendevo, quando lei parla di blocchi emozionali, no? I blocchi emozionali sono quando le emozioni naturalmente non fluiscono, esatto, e si bloccano. Esatto. La nostra coscienza riesce a fare magari un salto, una comprensione dinamica che ci porta a espanderla. Scusa, una comprensione della dinamica che, sì, sta dietro. E ci apre a nuove, sì, a nuovi panorami, quindi espande la coscienza in quel senso. In quel senso lì, sì, diciamo pure che i blocchi delle emozioni non permettono all'anima di vivere con totalità, bloccano l'anima, bloccano l'emozione, è un fluire, la rabbia non è un'emozione, la rabbia è un vissuto, la rabbia non è sono incazzato, la rabbia è come l'amore non è ti voglio bene, ma mi vuoi bene, te l'ho già detto. No, non è amore, l'amore è amore, ti amo, ti abbraccio, c'è un movimento, c'è un'energia. È un'espressione corporea. Ecco, se io non posso, se io ho un blocco emotivo, ho le braccine corte, non riesco a dirti ti voglio bene, non riesco ad abbracciarti, o se lo faccio sono rigido, no? E quindi l'anima non si può espandere. L'anima nel nostro tempo dovrebbe essere
diciamo, l'illuminazione, la realizzazione di un'anima semplice nella vita, semplice, niente di fantascientifico. Dovrebbe essere che vivi ogni pezzo con totalità, lavori con totalità, mangi con totalità, nel tuo piccolo, nel tuo semplice, e l'anima si esprime in modo totale. Allora sciogli il blocco e l'anima comincia a vivere. Sì, in quel senso lo dicevo. Grazie. Sì. Qualche altra domanda? Ci siamo? Non lo so. Nessuna domanda? Ah. Sì. Le emozioni possono essere considerate delle differenze di potenziale? Cioè, io ho una mia idea che siamo fatti di differenze di potenziali, che queste differenze di potenziale piccolissime, infinitesime, creano l'affinità chimica, e che tutto, nel mondo, tutto si muove per differenze di potenziale. Certo, senza dubbio, però è come dire che tutte le molecole sono fatte di elementi subatomici. Sì, certo, se non ci fossero differenze di potenziale, non ci sarebbe niente. No, capisco, è teoricamente giusto quello che dici, però ridurre tutto è come dire, fai una cosa allora un pochino ancora a monte, cioè se non ci fossero le onde elettromagnetiche non ci sarebbe la vita, certo. Okay. I fotoni che generano tutte le onde elettromagnetiche visibili e invisibili lavorano per differenza di informazione, che diventa di fatto poi differenza di potenziale, per cui puoi vedere la differenza di potenziale, però ogni aspetto è come dire tutto esiste perché gli atomi hanno relazioni o le particelle hanno relazioni tra di loro. Sì, è vero, però io non ridurrei tutto a quello perché non ti spiega le emozioni, no, tutti, non le spiega, anche i processi senza emozioni, anche i processi che ci sono nella pila sono differenze di potenziale, ma non c'è la vita lì dentro, no? Quindi tutti i fenomeni chimici, però la vita c'è perché ci sono le differenze di potenziale. Sì, è come dire che ci sono i campi positivi e negativi, sì, d'accordo, è vero, però non spiega niente di più di quello che spiegano i fotoni. Cioè, i fotoni sono i veri costruttori delle onde elettromagnetiche e quindi delle differenze di potenziale. Sono loro l'unità. Le differenze di potenziale sono un piccolissimo tra i miliardi delle loro azioni, sono una delle piccole azioni che fanno, ed è vero. Ma che cosa ti dice, cosa ti spiega delle emozioni? Non puoi dedurre dalla differenza di potenziale niente di nessun processo vitale o non vitale. Ci sono mille processi chimici che sono tutti basati su differenze di potenziale, per cui non spiega la vita, non spiega le emozioni, non spiega la coscienza. Dove sono nati i potenziali? Sono nati dai fotoni. Dove è nato il fotone? Dal Big Bang. Prima del Big Bang cosa c'era? Allora c'è, prima del potenziale c'era il fotone, prima di esprimere i fotoni c'era la singularity del Big Bang, quindi anche lì c'è una base ancora prima, no? E quindi vediamo le cose in differenza di potenziale come tutte le relazioni chimiche, come dire, tutte le relazioni chimiche sono la base di tutto. Sì, è vero, però detto così non ti dà una base veramente di spiegazione. Se tu invece interpreti la vita come un campo elettromagnetico, come un flusso di energie elettromagnetiche, lì altro che cambio di potenziale, lì c'entrano tutte le frequenze, c'entrano tutti i campi, c'entrano mille processi estremamente più complessi che fanno la grandissima differenza, quelli non viventi, quelli viventi, quelli coscienti superiori. La coscienza, appunto,
la coerenza quantistica non c'è nei minerali, quindi ti fa vedere che ci sono proprio dei processi di evoluzione. La differenza di potenziale no, quindi non ti serve tantissimo come strumento, però è vero. Altre domande? Te la faccio io una domanda, posso? Sì, certo. Senti, vabbè, per me l'esperienza laggiù al villaggio è stata veramente entrante, favolosa e continua ad esserlo. Ci ha raccontato sempre tantissime storie bellissime che ci hanno avvicinato ancora di più, no, a questo nuovo paradigma, perché poi non c'è meditazione senza una nuova visione, un nuovo orizzonte, un nuovo paradigma etico anche, no? Ma per te qual è stato il momento della tua vita in cui quell'incontro, quell'attimo, quella situazione, non hai avuto, no, una vita sempre semplice, assolutamente no, qual è stato quel momento in cui ti si è aperto il varco? Cioè è stato tutto progressivo, c'è stato un momento, un incontro che hai detto, oh, cavolo, cioè ti si è aperto un qualche cosa di speciale, qualcosa che hai capito che il nuovo paradigma per te era possibile, che si è aperta? Certamente ci sono stati tanti momenti, alcuni più importanti di altri. A 10 anni, da bambino, un giorno ero in un posto e semplicemente mi sono svegliato, cioè ho avuto coscienza di esistere. Prima ero lì, un bambino, giocavo, facevo i bambini e di colpo mi sono fermato e ho capito che io esistevo. Un altro momento, a 14 anni, un camion col trotter della Guzzi di notte su una stradina fuori campagna in Lombardia, un camion mi butta fuori strada, cado, volo per aria, spacco la testa, svengo e mi vedo a 6 metri d'altezza fuori dal corpo. Quello è stato un altro momento, io ho capito che non ero il corpo. E da lì poi ci sono stati altri momenti, incontri magari con personaggi, no? E a volte ho avuto la fortuna di incontrare tanti maestri, a volte maestri di scienza, a volte maestri spirituali, a volte ho incontrato delle persone che mi hanno proprio mi hanno fatto capire delle cose, mi hanno fatto vedere la bellezza, no? E io sono stato veramente grato a loro che mi hanno fatto capire delle cose. E tanti piccoli, alcuni più grandi, alcuni sono successi senza niente. Io ricordo un momento che ero a Milano, avevo già fatto la rivista Ciber, avevo già iniziato a meditare da tanti anni e di colpo è come arrivata questa consapevolezza, era come la coscienza planetaria. E ho capito che in quel momento una parte grossissima della mia vita che aveva lavorato sulla coscienza umana, il cervello, la coscienza, la meditazione, la spiritualità, doveva aprire e diventare lo studio della coscienza del pianeta, di tutti gli esseri umani, le piante che formano una grande coscienza del pianeta, e che io ho colto quel messaggio lì. E poi io ho scoperto qualche anno dopo altre persone che hanno avuto esattamente la stessa, chiamiamola intuizione, la stesso, come ti arriva un regalo, la coscienza planetaria, come se la Terra fosse un organismo vivo, noi siamo i neuroni che possono svegliarci, noi se ci svegliamo collettivamente il cervello di Gaia, la coscienza di Gaia planetaria si sveglia, se noi stiamo addormentati come se i neuroni del cervello fossero addormentati e non abbiamo coscienza. E quindi capire che il processo individuale è legato a un processo più vasto, lì è nato il nuovo paradigma. E non so da dove venga questo, però è un grandissimo dono.
e poi tante persone che ho incontrato che avevano la stessa visione, qualcuno molto più di me ha detto, sì, certo, la coscienza planetaria, perché noi dobbiamo risvegliare la coscienza, ma per risvegliare la coscienza dobbiamo prima rompere i condizionamenti mentali e i blocchi corporei che ne derivano, per cui è tutto un lavoro, wow, e allora lì è come se pezzi accumulati di comprensione diventassero veramente globali, e lì tanti ringraziamenti a tante persone. Ma grazie a te di tutto, grazie. Grazie della serata, ringrazio gli organizzatori, ringrazio voi per le belle domande che avete fatto e per il silenzio che c'è stato, molto bello, non succede tanto spesso, anzi raramente. Vi ringrazio. Grazie.